quello che state ascoltando è Fumble! Sembra che siamo via da tantissimo per noi, ma per voi no, perché avete visto esatto, due puntate extra di Fumble Quest. Fumble Quest, sì, Fumble Quest. Children of Elfir. Andate ad ascoltare se non l'avete ancora ascoltato, perché è un gioco molto molto bello. Ma che bello è stata una one shot molto divertente. Una B-shot. Ah, una B-shot molto divertente. Io chiederò direttamente scusa a chi mi sta guardando in video per i capelli, ma il caldo ha vinto su di me. E quindi cazzo. Io chiedo scusa per la faccia, ma la genetica ha vinto su di me, purtroppo. Esatto, come avete intuito questa sera abbiamo con noi Claudio. Mi mancate troppo, ragazzi, mi mancate troppo. Se vi manca la sua voce potete però andare ad ascoltare SideQuest. Vero. E da questa settimana potete farlo molto comodamente andando su Spotify e cercando Fumble, Epoca, Com'è quel gioco, Continuo, Ricciotto, tutti i podcast di QWERTY adesso sono su Spotify, tranne Apollo che sta arrivando, quindi non avete più scuse, andate su Spotify ad ascoltare i podcast. Esatto. Fatelo anche per Spotify, che li ha aggiunti a manina uno per uno. Esatto, ci hanno messo quanto... Li ho aggiunti io a manina a Spotify e poi Spotify ci ha messo 4 mesi a dire ah, mi sono accorto che l'hai fatto. Bene. Ci siamo accorti che ci hai chiesto questa cosa. Sì, esatto. Ma gli vogliamo bene lo stesso, sì, e sì. Questa sera siamo online con una puntata un po' particolare, perché giocheremo a Dread, che è il nostro riempitivo preferito. Eh sì, eh sì. E sarà una puntata di Dread un po' particolare perché sarà ambientata nel 1947, a gennaio 1947, la mattina in cui la Dahlia Nera, cioè Elizabeth Short, è stata trovata morta in un parco a Los Angeles. Ma prima un paio di cose utili. Parlate un attimo di QWERTY, che io faccio la condivisione sui gruppi. Io perché adesso perché chiaramente teoricamente dovrei entrare in pilota automatico. Esatto. QWERTY è il collettivo, associazione, come si dice, il network di podcast più figo d'Italia. Su QWERTY trovate tutti i podcast di cui ha parlato Claudio prima e tanti 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 altri. Trovate anche modo, qualora vogliate sostenerci, di associarvi a QWERTY oppure donarci la montata di denaro che volete. Perché dovreste farlo? Perché dovreste farlo? Perché dovreste farlo? Perché dovreste non farlo? È ovvio che dovete farlo. Dovete farlo perché in questo modo ci date la possibilità di giocare nuovi giochi, sperimentare nuovi GDR, provare nuove cose, farvi divertire ancora di più. Qualora invece non vorreste farlo perché dovete andare su Amazon a comprare quello che vi piace, potete comunque aiutarci in questo modo, perché se passate dai link che trovate sul sito di Fumble, anche se poi non comprate quello a cui si arriva dai link, una parte dei soldi che voi spendete su Amazon, Amazon li dà a noi. A voi non costa niente, per noi invece è molto conveniente. Tra l'altro, proprio in questo modo, ieri abbiamo comprato l'unico anello che adesso è in viaggio verso questa stazione radio. Non il gioco, proprio l'unico anello. L'unico anello, quello originale. C'è Sauron che è incazzato, esatto, in nero. Esatto, sì. Ebbene, ebbene sì. Cos'altro possiamo dire di QWERTY? Possiamo dire che questa settimana è uscito un articolo sui 10 podcast più belli da ascoltare in generale in Italia, nel panorama italiano, e udite udite, al primo e al terzo posto ci sono due podcast di QWERTY. Che al primo strano. Posto c'è Senza Rossetto, che vabbè, ormai è diventato, possiamo dirlo, un cult podcast, nel senso che istituzione. Sì, ha avuto recensioni positive in lungo e in largo, quindi è una grandissima produzione, orgogliosamente QWERTY. E al terzo posto invece si è classificato Pilota, che sostanzialmente è stata una bella sorpresa, perché è un podcast sulle serie TV nato da poco, perché cos'è, un anno circa che un anno hanno fatto una stagione, hanno cominciato la seconda se non mi ricordo male, e quindi le due Alici e Andrea devono essere belle contenti, belli contenti per questo grande sono risultato. Tutti molto molto contenti. Stiamo preparando degli altri podcast nuovi, quindi sapevatelo. Altra roba, altra carne sul fuoco che verrà gettata. Direi che a questo punto potete fare una breve introduzione di chi sono i vostri personaggi di questa sera. Oh yes. Vogliamo anche dire cosa è Jenga, per chi non conosce Jenga o non ha mai sentito parlare di Jenga. Dread.
Dread. Dread è Jenga. Sì, Dread è Jenga, è per quello che ho detto Jenga. Al di là del fatto che io abbia davanti una torre di Jenga, ho scritto Jenga, 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 Jenga. Quindi... E fondamentalmente sono un po' stanco. Ma Dread di base è Jenga. È un gioco di ruolo molto semplice, dal taglio thriller. Ti fa giocare una storia a tensione sempre crescente. Dread nasce per fare delle one shot, non si tirano dadi, non si fanno somme, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, con buona pace mia soprattutto, che non ne ho la possibilità proprio mentale e fisiologica, ma al contrario, il tuo personaggio è fatto di domande a cui tu rispondi, alcune cose le sa fare, di conseguenza quando dichiara di volerle fare non c'è assolutamente nessun problema. Quando invece il tuo personaggio fa qualcosa in cui non è preparato oppure lo fa sotto tensione, si toglie un blocchetto del Jenga, si estrae un blocchetto del Jenga, esattamente come nel gioco originale. Fin tanto che la torre del Jenga non cade, va tutto bene. Quando la torre del Jenga cade, succedono brutte cose, il tuo personaggio è rimosso dal gioco. Indi per cui viene spontaneo capire come mai, viene naturale capire come mai si sta giocando un thriller, perché più si va avanti, più la torre del Jenga è instabile, più ogni tiro è un casino. Ogni estrazione diventa cazzi. Esattamente, esattamente. Ottima sintesi. Allora, chi sono io? Io Vadi. Io sono Tim Sullivan, sono un investigatore privato. Lontane origini italo-americane, anche se io sono assolutamente nato e cresciuto in America e mi considero americano dalla testa ai piedi. Sono stato investigatore privato assolutamente squattrinato fino al momento in cui non ho cominciato a avere collaborazioni con Hollywood come consulente criminologo per le sceneggiature. Gli affari cominciano ad andarmi bene, comincio a selezionarmi i casi che mi piacciono, perché non ho più bisogno di tirare a campare, e di conseguenza ogni tanto aiuto la polizia nei casi che secondo me sono più interessanti, proprio perché sono quelli che mi danno il materiale migliore da andare poi a rivendere a sceneggiatori, registi e chi di dovere, che ha bisogno consulenze e pareri interessanti su quelli che possono essere delle trame che siano piacevoli per il pubblico. Si racconta che io abbia delle, cioè si vocifera che io abbia delle simpatie e partecipazioni con persone e intellettuali che non sono visti proprio bene in questo momento, dato che il comunismo, attualmente la guerra al comunismo è bella. Pensavo Trump. No, è esattamente il contrario. Cioè, i comunisti adesso sono il male del mondo, la guerra fredda è nel vivo, però. Alcuni intellettuali in America sono del parere che la guerra fredda in realtà sia uno spauracchio inutile, che lo spettro del comunismo sia un puro gioco di potere. Il fatto che io sia vicino a anche queste persone mi porta a essere visto con sospetto da alcuni. Però sapete cosa? Sti cazzi. Basta. Esaustiva. Dave Speed è un giovane ragazzo che ha finito da poco l'Accademia di Polizia e si è specializzato nella polizia scientifica. È però ancora considerato un galoppino, è entrato da poco, è riuscito in qualche modo a schivare la guerra perché è troppo giovane, perché è asmatico, perché non ci voleva andare. Ha finito i suoi studi e ora è entrato... con suo sommo piacere, secondo lui anche tanta fortuna, nella polizia scientifica di Las Vegas. È un idealista, giovane ovviamente, quindi è anche idealista di conseguenza, perché lui pensa che con la scienza e con la metodica, la cura del dettaglio e tutto, si possa incastrare qualsiasi crimine ed evitare che qualsiasi criminale rimanga impunito lungo le strade. Che dire, sarà tutto da scoprire, perché sicuramente stasera Claudio mi farà rimangiare tutto. Io? Ma figurati, ti rimangerai le cose da solo. No, ma parlava di me, perché io ho un personaggio che ti può spegnere le sigarette sui cadaveri. Ah, okay. Bravo! Esatto. Appunto. E poi abbiamo Johnny Anquiletti. Yeah, giornalista di cronaca scandalistica. Classico tipo di giornalista, quindi sempre con la macchina fotografica al collo in cerca di scandali, molto smaliziato e cinico, italo-americano,
ama frequentare i posti peggiori, ha frequenti contatti con la polizia, perché la polizia, quando non sa che santo votarsi per delle cose, soprattutto per la parte di microcriminalità, scandaletti, buon costume, eccetera, viene sempre a bussare alla porta del giornale, sapendo che tra tutti quello che mesta meglio nel torbido sono io, sostanzialmente. Dal punto di vista politico non sono inclinato, nel senso, quello che mi fa fare soldi mi fa felice, punto serenamente a aumentare i miei denari, perché sono abbastanza vizioso, e quindi tra prostitute, fumo e alcol, spendo quasi tutto quello che guadagno, quindi che giro di schiaffi vedo. se c'è un comunista nell'aria, per me è un servizio scandalistico molto ben pagato, e se poi c'è qualcuno a cui denunciarlo che mi dà dei soldi, ancora meglio, potremmo andare d'accordo. Quindi non è un grosso problema da questo punto di vista. Non è certo mattina presto quando il buon Tim sente il telefono squillare. Chi è? Rispondo. Pronto? Timmy! Sono Jack. Hola, come stai? Bene, mi hai detto di farti sapere quando c'era qualcosa di strano, e questo penso che sia qualcosa di estremamente strano. Sono tutto orecchi. Credo che sia meglio che tu lo veda con i tuoi occhi, quindi sbrigati ad arrivare qua, perché non so quanto la scientifica ci metterà ancora. Sono già in strada. Siamo tra la Coliseum e la 39esima strada. In 10 minuti massimo sono lì. Sbrigati. Metto giù. Com'è il tuo ufficio? Il mio ufficio? Ci sto molto poco nel mio ufficio, e di conseguenza è abbastanza spoglio e trasandato. Non è... nel senso, sì, il mio ufficio è un posto dove prendo, impilo i fascicoli, non ricevo praticamente nessuno, e di conseguenza è un gran macello. L'avevo preso come ufficetto di rappresentanza quando non avevo soldi, e adesso che ho un po' di soldi non me ne frega niente di avere un ufficio di rappresentanza, di conseguenza l'ho lasciato esattamente così. Ero lì a spulciare qualche caso, perché Dalton mi aveva chiesto di incontrarci a breve, perché aveva qualche idea su una sceneggiatura. Dato quello che mi viene detto, lascio di tutto in un generale disordine, scendo, piglio e chiamo un taxi per recarmi dove mi è stato indicato. Mentre prendi un taxi e vai verso l'indirizzo che Jack ti ha dato, anche Dave sente squillare il telefono di casa. Luke, pronto? Dave? Sì? Abbiamo un lavoro urgente, dovresti presentarti tra la Coliseum e la 39esima strada. Ah, sì, subito! Il prima possibile, grazie. So sì, che hai fatto il turno di notte, ma è veramente urgente. Non ti chiamerei se non fosse importante. Va bene, arrivo. Faccio per vestirmi. Prendo... possibilmente credo di avere un kit anche a casa. Per il punto per le emergenze. E... prendo i vestiti normali da lavoro, ma anche l'indumento in plasticone da mettere addosso per le scene del crimine. Che poi all'inizio era un sacco di... cioè era un tessuto fine che non lasciava fibre, perché non c'era ancora la plastica. Ah sì, certo. È presto, certo. 47 la plastica ancora non c'è. E per ultimo, il nostro Johnny. Johnny, dove sei in questo momento? In questo momento sono tendenzialmente... che ore sono? Le 10:30 circa. Del mattino? Del mattino. Beh, allora sono in redazione, ho fatto la notte fuori. Senti entrare il tuo capo, mm-hmm, nel tuo piccolo ufficetto, sbattere le mani sul tavolo, dire: ti voglio tra la Coliseum e la 39esima strada entro 12 minuti al massimo. Ammetto ulteriori ritardi. Sei già in ritardo, dovresti essere già là. Non dovrei essere io a dirti dove sono le cose da fare e le persone da fotografare. Invece tu sei qui a dormire. Io non ti pago per stare qui dentro a dormire. Se devi dormire vai a casa tua. Se sei qui dentro sei qui per lavorare, hai capito? Sì, signor Jameson. Oh, così ti voglio. Adesso prendi quella tua schifosissima macchina fotografica e vai a fare delle foto decenti.
Ok, ok, signor Jameson, vado. Mentre gli dico così, la sigaretta che stavo fumando finisce sulle dita. Ai, vaffanculo! Tiro su un paio di flash, sigarette, accendino e volo fuori dalla porta della redazione. Il primo ad arrivare sulla scena è Dave, anche perché è il suo mestiere. Chiaramente. Tra la Colisea e la 39esima strada vedi che c'è un lotto su cui non è ancora stato costruito nulla. Sei nella zona di Leimert Park e la zona è abbastanza deserta. Non vedi edifici vicini, ci sono delle erbacce che stanno crescendo. Vedi che c'è un paio di macchine della polizia. Qualcuno ha messo un paio di transenne, alcuni degli agenti, e stanno già cercando di fare un'analisi preliminare della scena del delitto, anche se da dove sei non si vede ancora nulla. Però vedi che sembrano parecchio allarmati, agitati da un lato, e gli agenti, non i detective, ma proprio gli agenti, stanno facendo delle domande a una signora che avrà circa 40 anni, che sta tenendo per mano una bambina che piange. E la signora pure vedi che è abbastanza scossa e in lacrime. Vabbè, quindi ci sarà un cadavere sicuramente in pessimo stato. E vedi uno dei detective che si alza, si guarda un attimo intorno dopo aver sentito qualcuno avvicinarsi e ti fa cenno di andare verso di lui. Accelero il passo, mi avvicino. È il tenente Smith. E... Buongiorno, tenente Smith. Buongiorno, non ero pronto a questo di prima mattina. Sono le 11 ormai, però. Spero che tu abbia uno stomaco ben forte. Ti dà una pacca sulla spalla e ti indica di andare un po' più in là. Ok. Un po' più in là vedi che c'è un altro detective che sta guardando per terra, cioè alla ricerca di tracce, e scorgi un corpo. All'inizio ti sembra quasi un manichino di plastica, da tanto la pelle è chiara e dalla posizione particolare in cui è messo, ed è stato coperto con una coperta. Vedi solo che la faccia è stata... Perfetto. Particolarmente martoriata, e ti sembra che abbia un grosso taglio che attraversa tutta la faccia da destra a sinistra. Ok, stavo pensando alle fibre doppie che dovrò scartare dalla coperta e poi vedo il sorriso alla Glasgow e rimango abbastanza scioccato. L'altro detective si guarda anche lui intorno, ti fa guarda lì sotto e boh, vedi di capire almeno a che ora potrebbe essere morta. Lì sotto il telo, sì. Ok. E comincio a tirar fuori gli strumenti. E in primis dovrebbe esserci la sonda termica per andare a vedere la temperatura del fegato. Quando togli la coperta fai un po' fatica a trovare il fegato, perché vedi che il corpo è stato segato in due all'altezza dell'ombelico. I due pezzi sono separati da 60-70 centimetri, e gli organi sono stati buttati alla rinfusa sotto al corpo. Senti anche un forte odore di benzina. Prendo la sonda e la rimetto nella sacca, perché mi sa che è un po' inutile stavolta. Vedo se ci sono altri segni del tempo, quindi rangrizzimento della pelle, insetti, perché c'è una scala di insetti che ti dice quando un corpo viene contaminato di insetti o sono i primi ad arrivare, e cerco a questo punto di tra un conato e l'altro. Allora innanzitutto ragazzi, ti tolgo i primi tre pezzi perché non sono stati tolti prima e voi siete in tre giocatori, giusto. E quindi adesso ne tolgo tre pezzi a caso io, rendendovi la vita senza smontarci la torre. Se cade la risimonta. Ecco, questa è una cosa. Ma la vedo già vera incazzata sta torre. Sì, no, sì. Non è stabile in partenza. Oh, l'ha costruita Simone, quindi se volete prendere con qualcuno sapete con chi prendere. Molto bene.
Vai, fai, dato che il metodo che speravi di poter utilizzare non è fra i classici, non è fattibile, prova a tirar fuori un pezzo. Sicuramente è qui da parecchie ore. A naso potresti dire 10-12 ore circa. Quindi tarda notte del giorno precedente o intorno a mezzanotte, okay, l'ora del decesso. Comunque è già un orario abbastanza indicativo. In più noti anche che non c'è sangue. Dato dal pallore quello... No, ma non c'è sangue neanche in giro. Non c'è proprio sangue nei dintorni della scena. Quindi è stata smembrata altrove. Vado al detective e gli riferisco almeno queste prime due cose. Intanto il detective Jack Smith si è messo a chiacchierare con Tim Sullivan, che pure è arrivato abbastanza velocemente. Domande. Uno, che tempo fa? Fa abbastanza caldo per essere gennaio e per essere Los Angeles, che comunque è abbastanza caldo, perché okay, ci sono 15-16 gradi. Ok. Piovuto di recente? No. Ok. Allora, cos'è che dovrei vedere con i miei occhi? Guarda, lo sto guardando quel ragazzo della scientifica, è una cosa che non ti saprei nemmeno descrivere a parole. Parli di noi, ragazzo. Credo che verrà da vomitare di nuovo anche me se mi rimetto a parlarne, quindi se vuoi andare a vedere tu sei libero di andare, io ho fatto già più di quello che avrei dovuto fare. Lo guardo un attimo. Non mi ti ricordo essere uno con lo stomaco debole. Lo sarai anche tu da stamattina, non ti preoccupare. Mi avvicino, mi schiarisco la voce in modo da non... visto che lo vedo di schiena ma lo vedo un po' teso e lo vedo un po' pallido, mi schiarisco la voce in modo da non avere alle spalle con gli andamenti impreparato. E non cadere sul cadavere. Esatto, fantastico. Ragazzo, cosa abbiamo lì? Questa... Chi è lei, scusi? Piacere, Tim Sullivan, sono un investigatore privato, mi ha chiamato Smith. Dave Speed, piacere. Piacere. Questa donna è stata sicuramente smembrata altrove. Smembrata altrove? Gli do un'occhiata. Alzo il telo e gli faccio vedere il puzzle. E tira fuori per non vomitare. Oh, Gesù Cristo! Tira fuori proprio. Beh, non sono abituato esattamente a... Non è il tuo genere di roba strana. No. Oh buon Dio, cazzo. Cazzo. Che schifo. Madonna, mi volto. Allora. Io non ho visto di cose da bastardi malati, ma questa mi sembra superarle veramente tutte. Mi volto con un po' più di calma e mi impongo di guardare meglio. Cosa cerchi? Che allora, dettagli cerchi? Allora, io faccio sempre tre cose quando arrivo sulla scena del crimine. Uno, guardo il viso, le generalità della vittima, cerco di capire se ha segni particolari, voglie, segni particolari, qualsiasi cosa che mi possa permettere di identificarla velocemente anche nei confronti di qualcuno a cui potrei voler descrivere. Ha un sorriso da zigomo a zigomo. Ha un sorriso molto ampio, sì. Due, ovviamente questa cosa comprende etnia, perché sai, ce n'è tanto di odio, piuttosto che non come vestita. Seconda cosa, partiamo con questa, poi ti dico le altre due. Allora, facendoti forza, il viso della ragazza è difficile da riuscire a ricostruire, un po' per il taglio da lato a lato del suo sorriso alla Glasgow e poi per diversi segni di ematomi che ha sulla faccia. Percosse, ok. Le mani sono... cioè, sei difesa? Allora, le mani sono messe in una posizione strana perché le braccia sono tirate su ad angolo retto, come se stesse tenendo qualche cosa sopra la sua testa, però è sdraiata, quindi... Ah, ok. Però sono in una posizione molto geometrica. Ok.
Le mani però sono integre, quindi okay. Volendo dalle impronte. Segni di... cioè, ha segni sui polsi, tipo ematomi, potrebbe essere stata legata, o non vedo niente di simile? Sì, non sei sicuro, però è probabile che quelli che vedi su... più che altro le gambe siano segni di corda. Ok. Ed è una ragazza giovane e bianca. Ok, giovane 20 o giovane 20, 30? Sui 20. Ok. Giovane e bianca. È vestita e nuda? Completamente nuda. Ok, seconda cosa che faccio. Mi guardo intorno, stando attento al contesto, per vedere due cose. Uno, se c'è qualche curioso, qualcuno che sta ficcando il naso, che mi sembra avere qualcosa di sospetto, un comportamento strano particolare, perché non sarebbe la prima volta che ribecco qualcuno che è tornato sulla scena del crimine e vedere la polizia che si faceva prendere per il culo, giusto per la soddisfazione di farlo. E secondariamente mi guardo attorno per capire se è una zona popolata, non popolata, di percorrenza, e se ci sono dei... se vedo, non so, finestre, balconi, balconcini che sono posti a cui potrei andare a bussare per capire se qualcuno ha visto qualcosa, perché hanno un buon colpo d'occhio a partire da dove siamo noi. Allora, per quello che c'è intorno, ovviamente non c'è bisogno di tirare, come dicevo a Dave, l'area per lo più spoglia, è un lotto su cui non è ancora stato costruito nulla e non è l'unico della zona. Quindi grazie. Intorno comunque c'è parecchio spazio piatto e libero. Ok. C'è un palazzo un po' più in là, da cui magari potresti forse vedere di più dall'alto, che è più o meno sull'angolo opposto dell'incrocio tra la Coliseum e la 39esima. E per quanto riguarda il beccare persone curiose, vedi che in questo momento si iniziano ad avvicinare i primi fotografi. Ok. Allora la terza non te la dico, passiamo pure a... Tu vedi che c'è già un drappello di gente intorno a qualsiasi cosa stia succedendo qua. Non vedi bene che cosa stia succedendo, anche perché il corpo in realtà è in una specie di affossamento, quindi... Mm-hmm. Vederlo dalla strada non è immediato. E vedi che c'è un medico della scientifica che sta armeggiando intorno al cadavere insieme a un'altra persona che probabilmente è un detective. Mm-hmm. E cosa molto importante per te, c'è una signora che sta parlando con la polizia, quindi sicuramente lei sa qualcosa. Infatti mi avvicino in maniera discreta alla signora che sta parlando con la polizia per provare a origliare. Allora, senti che sono nelle ultime fasi del loro interrogatorio. Mm-hmm. Lei sta riconfermando parte delle cose che ha detto prima e la senti dire sì, pensavo fosse all'inizio fosse un manichino, poi... mia figlia ha continuato a tirarmi il braccio e a dire guarda la signora, allora ho guardato meglio e mi sono accorta che era un cadavere e ho chiamato subito la polizia, però purtroppo non c'era evidentemente più nulla da fare e io scrivo sul mio taccuino giornalistico mentre... non ho visto nessuno, credo, nei dintorni, forse no, sì, una persona in effetti mi pare di averla vista, era un uomo sulla quarantina e è andato via con una sedan e credo che stesse guardando la scena, ma forse stava solo aspettando qualcuno, però ora che ci penso meglio credo che no, stesse guardando in questa direzione. Grazie signora, se avremo altre domande la ricontatteremo. Quindi la signora si sgancia dallo sbirro? La signora si sgancia dallo sbirro e con la bambina sempre per mano si sta allontanando e ti vede, fa un po' per scostarsi. Signora, mi scusi, posso farle qualche domanda? Ho già detto tutto quello che sapevo alla polizia. No, lo so, ma guardi, io sono... mi chiamo Anquilletti, sono un giornalista del Dirty Daily. Uno di quei giornalacci? Ma giornalaccio, raccontiamo la verità che gli altri non raccontano.
Lei ha qualcosa da raccontarmi, per esempio? Qualcosa che ha notato? Per esempio, questa sedan di che colore era? Si ricorda la targa? No, non ricordo la targa, ma la sedan era verde molto chiaro. Ok, ne ha già viste altre? Di quel colore? È una macchina abbastanza comune, no? Sì, abbastanza. E guardo la bambina. Piccolina, mi racconti quello che hai visto? La madre si avvicina, non dire nulla, non dire nulla. No, ma è così. Lasci in pace mia figlia. Se ha qualcosa da chiedere, lo chieda a me. Come mai ha scambiato il corpo per un manichino? Beh, non è naturale quel bianco della pelle. È solo il bianco della pelle che l'ha incuriosita? No, anche il fatto che sembra un manichino smontato. In che senso smontato? Non ho intenzione di ripensarci, è troppo... Mi perdoni, e fa per andare. Senti, un'ultima domanda, mi scusi. È riuscito a vederla in faccia? No. Ok. Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi oltre. Va bene, signora, la ringrazio per le informazioni che mi ha dato. Se le venisse in mente qualcosa che vuole rendere noto al pubblico, questo è il mio biglietto. Lei prende il biglietto, se lo intasca e si allontana abbastanza velocemente. Ora, è prassi dei giornalisti d'assalto dare una mazzettina ai detective per avvicinarsi a fare le foto, ovviamente. Immaginavo. E vedi che di detective ce ne sono addirittura tre, che è una cosa un po' strana. In genere i detective vanno in coppia e poi ci sono degli agenti che si occupano delle cose più triviali. Qua vedi che ci sono addirittura tre detective. Visto che lui è impelagato con Hollywood, lo conosco? Ah. Di fama? In realtà potrebbe essere possibile. O lo decidete voi o facciamo decidere alla torre del Jenga. A me va benissimo, cioè io sono apertissimo a qualsiasi cosa. Facciamo che ci conosciamo. Cioè, ci conosciamo. Facciamo lo che conosci, mi conosci di vista. Sì, esatto. Ok. E di fama. Ci sta. Sì, sì. Infatti. Quindi io vedo il detective delle star. Quindi il consulente cinematografico. Una recluta che... pallida quasi. Che fa i rilievi. E il tenente smunto che... fa le foto al gruppetto, allora, non sai che è il cadavere, quanto è smutto. Esatto. Sulla terza cosa a sto punto io ci torno, ovvero dettagli nel contesto, segni di trascinamento, piccole, cioè io, quello che faccio, dato che comunque del corpo ne so fino a un certo punto, poi eventualmente lo guarderò, però onestamente in questo preciso momento ne ho anche poca voglia, voglio prendermi del tempo per mettermi a passare al pettine tutto l'intorno della scena del crimine. Magari questo qua si è dimenticato qualcosa, ha lasciato qualche traccia. Io l'ho sentito dalla sedan? No, eri da tutt'altra parte. Ok, nessun problema. Ah, prima di questa cosa, ho una domanda da farvi, di ignoranza mia. Mm-hmm. Perché a me sembra che sia una cosa che ancora non c'è, che è arrivata poi alla fine degli anni 60, negli anni 70. Ma dove siamo noi, nel periodo storico in cui siamo noi, esiste qualcosa in termini di cognizione a riguardo di profiling, killer seriali, ritualisti o cose del genere? Sì. Esiste già qualcosa? Sì, altro okay. Si fai conto che 2 anni prima c'erano stati tutti i casi a Cleveland del killer del torso, che era un serial killer. Esatto. Ok. Tieni conto che è tutto cominciato con Lombroso, quindi dall'800. Ah, dall'800. Da lì in poi è stata un'escalation di profilazioni, alcune ascientifiche, certo, come quelle di Lombroso. E cosa mi dice la forma del tuo cranio? Esatto. E la frenologia, i cazzi vari. Dall'altra parte però invece c'è stata anche l'onda psicologica, che quindi profilava le persone secondo le pulsioni, chiaramente con la psicologia degli anni 40. Sì, sì, certo. Tra l'altro, la fine della guerra e il periodo subito dopo è stato anche un periodo in cui un sacco di persone erano scosse per la guerra, sì, erano, esatto, scosse per quindi sono saltati fuori un sacco di casi bizzarri che sono anche saltati all'attenzione del pubblico e non solo della scienza. Quindi è una cosa che inizia a sapersi. Io prima di mettermi a guardare un attimino il contesto, come ho detto, mi volto verso Dave e ti dico: senti, tu ne sai qualcosa di analisi forense, cose del genere? Faccia lei, è il mio lavoro.
Buono sapersi. Allora, io non ne so quasi una mazza, però vedendo un lavoro del genere è qualcosa di più che deliberato, cioè serve veramente molta cura per dissanguare un corpo e disporlo in un determinato modo. Infatti, prima di risponderti devo chiedere una cosa all'altro Claudio. Certo. Di chi? I tagli sono a macellaio col pollo o chirurgici? No, i tagli ti sembra che siano stati fatti molto chirurgicamente. Cioè, nel senso, sia quelli sulla faccia, sia il taglio che ha tagliato in due la persona, quindi sia diversi segni che di tagli e buchi che ci sono in giro per il corpo, soprattutto nella zona del torace. Quindi ci sono delle grosse conoscenze anatomiche e una buona pratica di mano. Sì. E questo te lo faccio notare. Evidentemente non è il lavoro. E adesso che sei un po' in giro qua anche tu, senti anche tu questo forte odore di benzina. Benzina. Io infatti ti chiederei di cercare, se viene dal corpo lo scoprirò io. Okay. Intorno se ci sono delle chiazze di benzina che magari una macchina è stata ferma e di conseguenza delle tracce pneumatiche. Ok, allora... In caso tu volessi andare in giro a cercare. Sì, certo, adesso io guardo un attimo in giro. Tu fammi questo favore, stai molto attento a delle cose che potrebbero sembrare casuali ma magari sono intenzionali. Cioè la vedi, questa evidentemente è stata messa in posa. Ma la faccio un po' stranita come intenzionali? Eh? Intenzionali? Intenzionali? Seriamente? E quindi cose che potrebbero sembrare rinfusa, tipo il modo in cui sono stati rimessi gli organi all'interno del corpo, in cui sono stati disposti, per quanto possa sembrare tutto un gran casino, potrebbero in qualche modo essere significativi. Quindi stacci particolarmente attento. Io al momento preleverei il corpo nella posizione in cui l'ho ritrovato, ora faremo delle fotografie, però poi tutte queste cose glielo potrò dire quando sarò su un tavolo d'autopsia. Ho bisogno anche del mio supervisore che ha più conoscenza di me, più esperienza di me, e potremo fare un'analisi anatomopatologica di tutto il cadavere, perché ora, così sul campo rischio anche di perdere delle prove, se per caso tagliassi qualcosa o muovessi qualcosa e mi cascasse al corpo potrei rischiare di perderlo. Fotografie, cazzo, me la sono dimenticata la macchina fotografica. Ah, non si preoccupi, ce l'ho io. Sì, sì, però a te servirà per il corpo, io devo fare qualche foto del contesto e mi volto verso verso il fotografo. Io sto andando verso il tenente, no? Arrivo, lo vedo sbattutino. Ciao Jack, fammi ricordare Los Angeles Report. No. Quell'altro. Ma non è un problema. Il Daily Los Angeles. Daily ci siamo, qualcos'altro verrà. Non è questo il problema. Ti vedo un po' sbattuto. Con le due dita gli allungo il classico biglietto arrotolato. Che ne dici di andarti a bere un caffè? Credo che lo berrò parecchio allungato e parecchio corretto. Fai come. Sì. Va. E si allontana senza nemmeno finire la frase. Ok, quindi il varco lasciato dal tenente, mi accendo una sigaretta e vado verso la scena del crimine più da vicino. La gente che stava intervistando la signora vede che il tenente ti lascia passare e non fa storia, ti fa fare quello che vuoi. Io a sto punto sono curioso sull'odore di benzina, cioè provo a girare intorno al cadavere magari con cerchi concentrici per vedere se l'odore ti sembra che venga proprio dal corpo. L'odore viene dal corpo. Io invece appunto passare al pettine nel deserto, io passo al pettine tutto il contesto attorno e se poi non ho trovato un cazzo si vedrà. Tu Simone senti sì, perché ti metto la sigaretta, vero? No, non la svampata, il flash. Cioè, ah, una macchina fotografica. Solo la sigaretta e poi un merda. Così non è che visto. Cazzo è? Mi chiamo Gianni Aquiletti del Daily Dirty Daily. Credo che hai appena trovato la tua macchina fotografica. Ho avuto autorizzazione dal tenente per fare qualche fotografia. Sì, sì, lo so come funzionano queste cose, non è un problema. Beh, è il suo campo. Guarda un po' chi c'è, Tim Sullivan, io il detective il delle star. Io copro il cadavere. Non è che dopo mi rilasceresti un'intervista? Io faccio un favore a te, tu fai un favore a me. Andiamo a... Sì, tipo... Tipo che tu hai una macchina fotografica, hai probabilmente un occhio allenato per i dettagli e qua c'è un sacco di spazio da passare palmo a palmo. Si può fare. Prima però un paio di fotografie alla signora. L'istinto scabroso dei miei lettori ha bisogno di essere sedato.
Cerco di avvicinarmi al cadavere per fare delle foto ignoranti. Tu sei un po' più abituato a vedere brutture, ma anche per te se togli la coperta è un po' troppo. No, per ora io finché... coperto il cadavere non glielo faccio scoprire. Ok. E dai ragazzino, su. No, le foto le faccio io dopo. Lei si allontani cortesemente o mi inquina la scena. Facciamo così. Spenga quella sigaretta. C'è odore di benzina. Ah, bene. E dove la butto? Lì? Ti fermi, la prego. Ok, allora facciamo così. Tu fai le foto, ma dopo me le fai vedere. Va bene, va bene. Ok. Però una fo- la, il viso è, si vede? Quindi sì, ho coperto il corpo, non il viso. Io un bel primo piano lo faccio. Allora, domanda, sì. Come per lui, sì. La conosco? È quasi impossibile riuscire riuscire a identificare bene. E infatti anche identificare il corpo sarà difficile. Anche perché in questo periodo storico o sei un criminale incallito o l'FBI difficilmente... Cioè la polizia locale è difficile che abbia le tue impronte. Magari l'FBI può avercele. Però sì, l'FBI sì. Ha delle sezioni, non ha un database centrale come adesso, quindi bisogna poi sono scoprire caso. Qualcosa. I denti li ha? Per fortuna di Johnny, il Dirty Daily ha appena acquistato l'ultimo ritrovato della scienza in fatto di comunicazione a distanza, che è il Sound Photo. È un meccanismo di ultimissima generazione in grado di mandare delle immagini attraverso il telefono. E la Madonna. E quindi potresti fare delle ricerche più approfondite, magari contattando altre sedi giornalistiche. Infatti, o altri poliziotti. Johnny, tu è l'antenato del fax, il Sound Photo. Che figata. Tu per chi lavori, Johnny? Dirty Daily. Ne avrai viste di schifezze? Sì, beh, le schifezze sono la mia ragione di vita. Mi sveglio la mattina e spero sempre che qualcuno ne faccia una più di quella che ho visto il giorno prima. Però questa è grossa. Da un lato che schifo, dall'altro questa è grossa davvero. Già solo per la faccia non oso immaginare cosa c'è sotto. Facciamo cioè tanto per capirci, io ne ho visti di picchiatori di donne e li ho visti anche in azione. No, e ho visto niente. Anche gli effetti. Questo è ben oltre. Questo non, questa roba non è è qualcosa di oltre premeditato. Non c'entra assolutamente. Questa non è una lite che è andata male. Questo non è un maniaco a cui sono saltati 5 minuti e poi si è dato la macchia. Vuole pattugliare che nel frattempo controllo il resto del cadavere o controllo il resto del cadavere che io controllo il resto del cadavere. Tieni, faccio l'ultimo tiro e poi gli metto la sigaretta in mano. La prendo con le dita a pinza esatto. E la spengo in una scatolina. Cosa trovo attorno? Io vado proprio in cerchi concentrici. Beh, io lo seguo perché ovviamente abbiamo fatto un patto. Allora, cercando intorno vedi che ci sono poche impronte e sembrano tutte troppo recenti per essere di un cadavere che è qua presumibilmente da qualche ora. In più, allontanandoti un attimo dal posto proprio dove è stato trovato il cadavere, non ti sembra di vedere né tracce di pneumatici se non parecchio più in là, ma essendo un semicantiere, un lotto in costruzione, certo, potrebbero essere quelle dei camion. E non ti sembra che ci siano tracce, a meno che tu non voglia tirare fuori un pezzo di Jenga e scoprire qualche cosa di più subito. E intanto ti chiedo, ma è recintato sto lotto in costruzione? No. Merda. Tiriamo fuori un pezzo di Jenga. 1947, cari miei, non tutto era recintato. No, ma è vero, figurati. Fatto. E già comincia a traballare. Sì. Allora, adesso che ti stai un po' allontanando dalla scena vera e propria, quindi riesci ad avere una visione d'insieme un pochino più ampia, sapendo anche dove è successo cosa, quando ti trovi non dalla parte della strada da cui siete arrivati, ma dalla parte del lotto, del lotto vuoto, ti sembra che non trovi tracce, però
ti sembra che sia stata messa in quel punto, in quella posizione molto particolare per un motivo specifico. Anche perché, facendo un attimo un rapido assessment di dove sei, le sue braccia, l'angolo che formano, sta puntando perfettamente a nord. E tutto il corpo è messo come se fosse una specie di freccia, con le braccia piegate in quel modo particolare. Interessante. Io vado a cercare questo, l'origine dell'odore di benzina, se è il terreno, se è degli indumenti che ha addosso. Non ha addosso nessun indumento. Scusami, se ha di altre cose addosso che possono... anche un tampone nascosto. Ti sembra che la proprio sia stata lavata nella benzina per cancellare qualsiasi tipo di traccia residua organica potesse esserci, perché non c'è niente intorno. Anche questo è qualcosa che è successo altrove, perché il terreno intorno non ha tracce di benzina. Quindi è il corpo che è il corpo. Johnny, senti, poi vedrai le foto, però il corpo è stato sezionato a metà, gli organi sono dentro, sono cacciati dentro la rinfusa ed è stato accuratamente dissanguato prima di essere portato qua. Adesso, ma neanche una goccia di sangue. Inoltre, adesso che ci siamo allontanati, non so tu, ma a me pare che le braccia puntino a nord. La disposizione mi sembra incredibilmente deliberata. A te viene in mente qualcosa di quello che hai già visto in passato? Non so, un emulatore di qualche maniaco di qualche anno fa, uno che ha abitudini simili. Faccio un pensiero, vado a ricercare nei cassetti della mia memoria. Allora, qualcosa di così efferato, da come te l'ha raccontato, perché poi tu non hai visto il cadavere. Certo. Ti fa venire in mente appunto i delitti di Cleveland di un paio d'anni prima. Però lì c'era una cura maniacale nello smontare le persone tenendone solo una determinata parte, ma non erano messi in posizioni significative o particolari. Però, dato che tu mi hai scritto una cosa ben specifica nelle domande che ti ho scritto, il tuo odio verso il presidente Truman, che è un massone, ti fa venire in mente qualche cosa. Se vedo che Gianni anticipa. Beh, sto osservando, va bene, facciamo così, va. Oh, bravo. Tu sai che le logge massoniche, di cui ce n'è una non troppo distante da dove siete adesso, compiono dei riti che tutti si immaginano come possano essere. Nessuno al di fuori delle logge ha mai avuto esperienza di prima persona di questi rituali, ma tutti hanno avuto modo di speculare. Le logge massoniche, quelle anglosassoni in particolare, però sono molto libere nel descrivere certe loro caratteristiche. E una caratteristica tipica è che le logge sono sempre costruite in una maniera molto specifica, in posti molto specifici, orientate in maniera precisa. E il nord è una cosa che è sempre segnata all'interno delle logge massoniche per qualche motivo. Non sai quale possa essere, però sei sicuro che all'interno di queste loro logge loro segnino il nord per qualche motivo specifico, e sai che non fanno le cose a caso. L'unico riferimento che mi viene in mente è effettivamente la massoneria. La massoneria? Sì. I massoni hanno sto trip dei punti cardinali e hanno un sacco di problemi. Io li detesto, però mi forniscono anche un sacco di cose interessanti. Potremmo andare a capire, questo potrebbe essere un qualcuno che ce l'ha con loro, o un rito andato fuori controllo di tutte le loro varie
no? Esperienze segrete. Torniamo dal ragazzo, che intanto penso che sia il caso di pensare ad alta voce, è meglio riflettere in tre che in due. Io intanto faccio per spostare il corpo. Sì, intanto è anche arrivata l'ambulanza per portare il cadavere all'obitorio. Perfetto. Il corpo ci dice che questo sapeva cosa stava facendo. O è un chirurgo, è un macellaio, o è un... Domanda, dici qualcosa ai medici che arrivano per portare, quelli del coroner che poi vengono a portare via il cadavere? Che il corpo è per l'obitorio della polizia di Los Angeles, che seguirò personalmente il corpo perché arrivi a destinazione. Forse anche che è spezzato in due, prima che lo prendono uno per la braccia. Esattamente. E no, è che dirigo io le operazioni, che quindi... Era quello che aspettavo di... Che dirigo io le operazioni di spostamento del cadavere. Quello che faccio io invece è osservare se qualcuno di questi due sembra in qualche modo reagire differentemente da come si... da come è normale aspettarsi quando manipolano, maneggiano, vedono il corpo per la prima volta. Perché, di nuovo, questi qua sono dell'ambulanza, magari sono medici infermieri, magari uno ce l'ha piazzato qua la notte scorsa. Io, quelli che bazzicano la scena del crimine per un motivo o per l'altro, io li vedo comunque un sospetto. Ma ti sembra che... Sì, vero, questi... beh, però sai, chi lo sa che questo... Sì, sì, lo so che questo, cioè nel senso... È ovvio che non hanno competenze specifiche. Questi qua tirano sulle persone, magari gli fanno il CPR e non vanno molto oltre. Però ma sai, di solito a priori. No, anche perché se il killer di solito piace studiare a casa, si applicano molto. Vero. Comunque ti sembra che siano abbastanza scossi, soprattutto quando gli dice che il cadavere è stato tagliato in due. Non sanno nemmeno bene come trasportarlo, sollevarlo, yes, mentre loro allora erano a fare il giro. Io ho fatto le fotografie. Io rimango in agguato, perché se scoperchiano voglio essere pronto a scattare una foto di rapina. Tu una o due foto interessanti riesci tranquillamente a farle mentre comunque tolgono la coperta per spostare il cadavere. Per forza. Quella mazzetta è stata spesa bene. Una domanda: dov'è che posso fare sviluppo veloce per sfruttare il telefono sound? In redazione da te c'è tutto quello che ti serve. C'è la camera oscura e c'è il macchinario sound photo, quindi. Io dei massoni che sono qua a Los Angeles, che cazzo ne so? Sai che un sacco di attori, registi, produttori sono o vorrebbero fare parte di qualche loggia massonica. Ci sono anche membri che non sono, cioè che sono membri di una loggia di qualche altra città, che comunque vivono a Los Angeles e che si spostano magari una volta ogni 2-3 mesi per partecipare agli incontri. Quanto mi costa chiedere un favore a Dalton? Dalton Trumbo, lo sceneggiatore che era finita nella lista nera di Hollywood. Mitico. Guardate il film. È vero, molto bello. Cioè. Stupendo. Non ti costa tantissimo, anche perché in questo momento siete in un... avete un rapporto abbastanza stretto di collaborazione. Solo per pezzi. Io lo... esatto. Allora io dico agli altri, ragazzi, ci troviamo all'ospedale, io voglio andare a fare qualche domanda lì. E indico l'edificio che avevo visto in lontananza, perché lì, da lì potrebbero aver visto qualcosa. Non è molto probabile, però sapete. Certo. Chiedere non costa niente. Qualcuno di voi ha una cartina? Sì, ce l'ho io in macchina. Ok, proviamo a tirare una riga. Tieni, ho la cartina vera. Ah, fantastico. Del 1947, tra l'altro. Proviamo a tirare una riga a nord. Da qui? Da dove punta il cadavere? Per vedere che edifici ci sono? Allora, il cadavere è quella freccina rossa che ho indicato. Quindi punta a nord? Sì. Che edifici di interesse ci possono essere qui a nord? Andando verso nord c'è il... ci sono svariati locali dove un sacco di gente dello spettacolo
va la sera per divertirsi, e soprattutto sempre in quella direzione c'è l'osservatorio di luogo di interesse. C'è anche Hollywood Boulevard, e lì lo conosco molto bene. Ma è una strada Hollywood Boulevard? Sì, è lunga, ma lunga veramente. Ah, cioè. Però la metà è più o meno a questa altezza verso nord, guardando la mappa. Come se fosse il fulcro della strada. Cioè la metà esatta interseca il nord dal cadavere, capito bene? Questo è un po' più particolare dell'osservatorio. Beh, io direi che lato mio posso fare due cose. Primo, andare in redazione a sviluppare le fotografie e sfruttare il sound photo per vedere se questa persona è conosciuta. Alla certo. fine è vero che la faccia non è molto riconoscibile, ma magari c'è qualche se altro. Se trovessi anche le impronte. Se io avessi anche le impronte. Fammi andare in laboratorio prima. Beh, intanto comunque le foto possono servire se per caso qualcuno riconosce. Faccio una smorfia un po' scappata. Lo stile. Non è improbabile che io non abbia un kit nella borsa. No, infatti è molto probabile che tu ce l'abbia, anzi. Del, se io avessi per oltre il pennello e. Sì, no, proprio l'inchiostro. Sì, sì. Vabbè, io faccio gli faccio un calco delle impronte digitali. Portantino? Lo chiamo, fermo un attimo! Beh, tanto il responsabile è lui. Il responsabile sono io, quindi il cadavere è a un metro da me. E io mentre lui fa le cose, comincio a fare domande, sai, proprio le domande stupide ai portantini, del tipo, da quanto tempo fai questo mestiere? Vuoi una sigaretta? Io no! Ci ha detto che non possiamo fumare. Ah sì, giusto, perché il cadavere è un po' intriso nella benzina. Quindi state attenti anche quando siete. Vedi che si allontanano già più di quanto non posso. Io mi accendo una sigaretta. No, la spostano. Mentre loro la spostano, mani, braccia, pezzi, noto qualcosa di tatuaggi, bruciature. L'avevo cercato anch'io. Niente di niente. Beh, non ha nessun tatuaggio, non ha nessuna voglia visibile, a meno che non ce l'abbia sulla schiena. E vedi però che rispetto a quello che avevi capito ci sono parecchi tagli anche oltre che proprio un taglio a metà, tagli fatti recentemente, non sono cicatrici, sono pezzi che mancano al cadavere. Ah, proprio, quindi sì, sì, è stato... taglio nel senso staccato pezzo? Fischio, ok, va bene. Beh, adesso vedremo con l'autopsia cosa ne viene fuori. Di quel che resta, sì. Sì, mi sembra potenzialmente utile. Vediamo se ne viene fuori qualcosa. Poi, se la pista di testimoni oculari non dà esiti e i tuoi amici e le tue fonti non ci dicono niente, andremo all'osservatorio, vedremo quali sono i posti più interessanti a nord. E poi, cercheremo se dibattere. Diciamo che un po' di gente che... qualche affiliazione con la massoneria per via indiretta la conosco, magari posso parlare con qualcuno che mi può dare qualche dritta su qualche faida interna. Io faccio due cose: primo, chiedo a una volante se ci segue, sia mai che ha ragione lui, mi ha messo la pulce nell'orecchio e sono il prossimo. La seconda è esamino prima le mani. Le escludo da possibili prove, quindi voglio essere strasicuro che non sto inquinando il corpo, e poi faccio un calco delle impronte. Ok. Quindi non so se devo prima estrarre o no. Mio lavoro. È il tuo lavoro e hai tempo abbastanza per farlo. Sì. Quindi avete un set di impronte digitali. Sì. Ancora visibile. Due set, perché tanto sì, c'è abbastanza inchiostro. E una cosa un po' particolare mentre fai questi set di impronte è che ti sembra che il corpo sia stato trattato e ritrattato in modo da eliminare qualunque traccia potesse ricondurre a qualsiasi cosa, ma non hanno pensato a togliere le impronte digitali. Sì, anche questo è troppo sospetto.
Io gli do un biglietto da visita a entrambi, così sanno dove possono raggiungermi, il numero di telefono del mio ufficio, e eventualmente ci possiamo trovare lì, a meno che non andiamo direttamente in redazione da lui. Come volete, per me il signor Jameson sarà solo contento. Il posto più vicino. Mi trovate la polizia. Beh, in realtà andiamo all'obitorio. Sì, prima. Sì. Tanto le informazioni più fresche... volevo dire, le informazioni più importanti da raccogliere saranno probabilmente lì. Cazzo, pessima scelta di parole. Va bene. Abbastanza. Beh, fresca è fresca. Forse troppo. Niente, io mi avvio verso il... cioè lascio andare gli altri, mi avvio verso il, l'edificio che ho visto in lontananza. Ok. Quindi voi, tu vai verso l'obitorio, ovviamente. E io tu... faccio un'ultima tappa dove, nella direzione dove la signora ha detto di aver visto la sedan. Chiaro. Ok. Per vedere se per terra ha lasciato qualsiasi tipo di traccia, se c'è roba di qualsiasi genere. Così sanguinato. No, però magari traccia di gomma, mozziconi, roba di questo tipo. E vedi che qualche cosa lo noti. Non è quello che speravi, non ci sono tracce. Ma vedi che c'è una scarpa nera da donna appoggiata, proprio appoggiata in maniera volontaria, non è caduta certo. Da qualche parte, anche perché è proprio dritta, su un cestino della spazzatura. Faccio una foto anche qui al... Amati, cerchi concentrici a cercare proprio, cioè sono una scarpa su un cestino. Ma è fuori dal lotto questo, eh? Eh no, è colpa sua lo stesso. Io faccio un fischio ignorante di quelli proprio. Lui è in. Io, beh, io magari. Io magari ti sento. Tu sei andato. Lui potrebbe esserci. Ti sembra una bella donna? Sì, arrivo. Io a quel punto mi metto inchinato vicino al cestino. E senti un forte odore di benzina. Accosciato. La favola di Cenerentola. E tiro fuori la mia fiaschettina con il barbon d'emergenza e tiro giù un sorso. Sento prima il formicolio al collo di quando mi cacciano i casini. Prima che tu la, come dici, prima che te la rimetti nel taschino, ti prendo l'avambraccio in maniera proprio coatta e ti dico: passa la fiaschetta. Tieni. Tiro un sorso. Apri tu, apro io. Apro io, dai. Apro io. La tocchi con le mani? Tiro fuori il classico fazzolettone all'americana da tasca da naso, probabilmente anche un po' usato. Perfetto, il DNA ancora non è stato scoperto. Non ci sei. Io sorrido ma le tracce, le impronte digitali. Le sgommate sì. Io sorrido soddisfatto perché banalmente non volevo usare il mio fazzoletto e la tolgo, prendo il coperchio del innanzitutto me la guardo bene, sopra, sotto, numero di scarpa, produttore, artigianale. È una scarpa arrapata, cioè nel senso di quelle è una... fighe? È una scarpa media, non è una scarpaccia da lavoratore in fabbrica, da lavoratrice in fabbrica, non è nemmeno una scarpa da attrice di Hollywood. Da studentessa? Potrebbe essere, sì, una magari casalinga a cui piace mettersi in gingheri per uscire la sera con suo marito, diner. Oppure che lavora in un diner, o di una studentessa mediamente agiata. Va bene. È nera ed è... cuoio, lucida vernice o cuoio semplicemente pulito? No, cuoio pulito, iperpulito perché è stata lavata con la benzina. Anche quella. Beh, la poso, ovviamente non nello sporco, anzi la tengo con la sinistra e con la destra tiro fuori il mio fazzoletto, tiro su il coperchio del cestino. E all'interno trovi anche una borsa da donna, una borsetta. Piccola, non eccessivamente grande, di quelle che una donna potrebbe appunto decidere di usare per uscire la sera. Io ho finito le mani. Va bene, io ho finito i fazzoletti. Mi sa che Dave avrà finito la pazienza quando scoprirà che abbiamo contaminato la scena del crimine in questo modo. È probabile, però d'altronde cosa facciamo? Ci fermiamo qui? No, il cazzo. Infatti infilo la mano dentro proprio nella maniera più ignorante. Guarda, faccio questo gesto della schifezza.
tiro su la manica della giacca e mi infilo dentro tipo mutilato, cercando di prendere la borsetta con la manica della giacca. Ah, nella su. Spazzatura non c'è nient'altro, c'è solo la borsetta. Quindi hanno pulito anche il cestino della spazzatura? Non l'hanno pulito, però hanno evidentemente aspettato che venisse svuotato il cestino. Quando passa nel turbino? Normalmente sono cose che capitano la notte, la mattina. Dipende dalla zona. In alcune zone capita al mattino, in alcune il pomeriggio, in alcune la sera. Ok. Vabbè, questo è importante scoprirlo. Beh, ci dà una. Banalmente ci dà una. Non ti dico. No, non ci dà un orario massimo, ci dà un orario minimo. Faccio agita per sentire se c'è del contenuto. Sembra completamente vuota. Esplode. Ok. E allora provo. Faccio fare il clack alla chiusura della borsetta. Come sospettavi, è completamente vuota. Anche questa è stata lavata accuratamente con la benzina. Pelle di che colore? È anche questa nera, intinta con la scarpa che avete trovato sopra. Nome del... Ecco, sembra queste scarpe, soprattutto le scarpe, nuove di pacca, usurate... No, sono state usate qualche volta. Cazzo. Dove puntava la scarpa? Ottima domanda. La scarpa puntava anche quella verso nord. Hai capito. Mi sa che faremo una passeggiata in quella direzione. Diciamo che i due indizi fanno una prova. Sì, mi chiedo il perché della borsa, onestamente. Però mi sembra come minimo un'indicazione del fatto che non è casuale. No, decisamente no. Io nel frattempo chiamo il mio capo, perché sono il pivello e non c'era solo il pivello. Il tuo capo è il dottor Newbar. Dottor Newbar, dimmi, Dave. È stato aggiornato su quello che è successo sull'omicidio? Sì, mi hanno detto qualche cosa a proposito di una ragazza messa molto molto male. Molto. Ne sappiamo qualcosa di più? Molto molto male. Qui è passato qualcuno con la mano da chirurgo. Lo sto portando all'obitorio della polizia. E okay. Sento, ma comunque c'è da setacciare la scena, perché ero da solo. Non hai fatto quello che dovevi fare? Sì, l'ho fatto, ma prima ho messo in sicurezza il cadavere. Vuol dire che se hai fatto bene il tuo lavoro abbiamo già tutto quello che ci serve, no? O mi stai dicendo che non hai fatto bene il tuo lavoro? Le sto dicendo che ero da solo e che il cadavere messo come messo avrebbe cominciato a decomporsi, visto che è fuori da parecchio e è stato lavato con la benzina che aumenta la degradazione del corpo, me l'ha insegnato lei. Quindi ho provveduto subito a farlo portare, ma data la gravità del reato non era il classico negro ammazzato per strada. Vabbè, manderò qualcun altro a controllare il resto della scena allora. Sì, sarebbe il caso, dottore. Vabbè, sbrigati a venire qua con quel corpo. Beh, dovrebbe sentire la sirena. Oh, la borsa è vuota, ma qualche, al di là dell'odore di benzina, qualche odore, segno particolare, doppio fondo, tasche, no. Un baule, eh? Il doppio fondo è un baule. Beh, banalmente la tela, sì, della, sì, cioè, la cucitura magari. La fodera. Cazzo, nella borsa da bici si perdono sempre in buchino euclidei, i portafogli, c'è una cazzo. Entra in una borsa, non si trova per mai più. In effetti la borsa di una donna è un evento. c'è il flusso canalizzatore. Sì, sì, assolutamente. L'esterno è stato effettivamente lavato con la benzina, ma all'interno ti sembra di no. Solo che l'odore di benzina rischia di coprire, certo, qualunque cosa. Quindi tira fuori un pezzo di... Oh, ok, vediamo. Io andrò di parte alta. Alta fanculo. Però non posso cambiare il pezzo, vero? No. Ma non puoi neanche col puoi rifiutare di tirarlo fuori e fallire la prova. Non posso fallire la prova. Intanto rispondo a Mirko che ci chiede che gioco è, ed è Dread, un gioco che si gioca usando la torre di Jenga al posto dei dadi. Se la torre cade muore qualcuno. Fatto. Allora, all'interno della borsa riesci, sotto questo fortissimo odore di benzina, a identificare almeno l'odore di... grafite di matita. Ok. E ti sembra di vedere i resti di qualche pezzo di carta strappato.
piccoli pezzettini di carta che sono rimasti all'interno. Oltre a quello, ti sembra anche che l'interno della fodera sia un po' consumato in un punto da qualche cosa che potrebbe avere più o meno le dimensioni del tipico blocchetto per prendere appunti, quadernino, cose del genere. Studentessa, giornalista, questa... Beh, carta e penna qua dentro li aveva, e un blocco note magari disegnava, non lo so. Possibile. Scrivere, disegnare, osservatorio, stelle, appunti. Possibile. Poteva essere... Le due cose potrebbero essere collegate. Allora, io se per caso... Se, cioè, a te andrebbe bene continuare verso nord, beh, nella direzione indicata, vediamo se si trova qualcos'altro. Se non abbiamo voglia di passare prima dalla redazione, va bene. Molto fuori strada la redazione? Molto fuori strada la redazione? La allungate di un pochino, ma non troppo. Facciamo entrambe le cose. Sì. E se troviamo una cabina del telefono, ho da fare due telefonate. Vorrei capire se c'è qualche denuncia per persona scomparsa che c'entra qualcosa con la ragazza, magari aveva dei parenti, e poi vabbè, vorrei chiamare un mio amico. Anch'io ho bisogno di fare una telefonata. Dai, buon, proseguiamo verso nord. Proseguendo verso nord, non trovate nulla di particolarmente interessante. Per quanto a nord volete proseguire? Perché per arrivare tipo Hollywood Boulevard sono 2 ore e mezza a piedi. No, circa. No, vabbè. Io arriverei fino all'altezza, okay, della redazione. E sono lunghe le strade a Los Angeles. Sì, è grossa. Allora, io continuerei fino all'altezza della redazione e poi taglierei per andare a sto punto a... Sì, sì. A inviare le foto. Che è alla redazione. Sì, stavo dicendo, proseguirei verso l'altezza fino all'altezza della redazione. Ah, e poi tagliare per andare lì. Okay. Arrivate alla redazione del Dirty Daily e... il palazzo non è particolarmente grande, però è comunque un intero palazzo dedicato a un giornale di dubbia categoria, che però si è potuta permettere un sound photo. Quindi o ha un magnate particolarmente ricco dietro, o sono molto bravi a fare la cartaccia che fanno. Tu puoi andare tranquillamente alla... camera oscura a sviluppare le foto, e tu se vuoi puoi telefonare a chi... Allora sì, io faccio un'attività di, diciamo tra virgolette, endorsement, nel senso che quando entro con lui becco il primo praticante che trovo, lo prendo proprio per la casacca. Lo vedi lui? Lui è Tim Sullivan, lui è il detective delle star. Quindi, famoso Tim Sullivan. Esatto, proprio lui. Quindi lui ha accesso a qualsiasi cosa qua dentro. Beh, sì, certo. Ok? Certo, e tu sei il suo schiavo. Finché sì, lui non ti molla, ok? Sì, signore. Bene. E gli do $1. Grazie, signore. Prego. Ho bisogno di... Mio nome è Jimmy. Piccolo coglione. Piacere, Tim. Ho bisogno di un caffè e un telefono. Sì, il caffè... Prende una caraffa allungando una mano in una direzione qualsiasi. Certo, esatto. Abbiamo 18 macchine del caffè. Oh, il caffè orbitano per metro quadrato. È chiaro. È qua. Grazie. Il telefono. E il telefono mi segue. Ok. Anche perché una delle grandi caratteristiche del Dirty Daily è che il direttore, non si sa come, ma è sempre presente. Certo. Non dorme mai. E quindi sono arriva... tre gemelli sempre si danno il cambio. Esatto, sbuca dalla porta in qualsiasi ora del giorno e della notte, tu dici, ma che cazzo è possibile? È così. Ti porta in una specie di piccolo corridoio dove ci sono tante piccole cabine, mm-hmm, e okay, puoi usare il telefono che vuoi. Ah, ma attacco al telefono, prima telefonata, stazione di polizia, chiedo dall'agente Smith e gli chiedo se mi può informare, se può tenere le orecchie aperte, se mi può informare di eventuali segnalazioni di persone scomparse che abbiano un match con una corrispondenza con il profilo di generalità della ragazza. Più sono vicine all'area in cui è stato trovato il corpo, meglio è, sebbene sia abbastanza ovvio che è stato spostato. Boom. Secondo, chiamo Dalton. Pronto.
Pronto, mi spiace svegliarti, so che è presto. Che c'è? Senti, io ho per le mani una roba veramente, veramente grossa e veramente, veramente, veramente strana. Potrebbe centrare qualcosa i massoni. Corpo trovato in una... in un po'... in un, vabbè, no, no, ti sei appena svegliato, non voglio rovinarti la colazione. Però diciamo che gli indizi puntano a nord. Tu conosci qualcuno fra i tuoi amici di Hollywood? Non so, che ha dato qualche festa strana, che si è inimicato qualcuno, che ha parlato di qualcuno, che ha parlato di qualcuno, che fra le logge di massoni che frequentate ha avuto una lite? Ma... Wells mi pare che non se la passi bene. Wells ha litigato con un sacco di gente, però è anche Wells, è normale che litighi con qualcuno. Sì, posso capire. Senti, tu lo stomaco forte ce l'hai sempre avuto. Sei una persona di cultura. Se ti inoltrassi qualche foto, mi puoi dire se per caso ti... lo stile in qualche modo è familiare, ti ricorda qualcosa? Tu sei un cervellone, magari qualcosa di religioso, biblico. Possiamo provare. D'accordo. Senti, se per caso senti qualche pettegolezzo che gira fra i tuoi amici, che ti sembra in qualche modo possa essere collegato, fammi sapere, perché questa è una cosa che se non è già grossa lo diventa a breve. Va bene. Stammi bene, salutami tutti. Ciao a te. Ciao. Ciao Dalton. E metto giù. Se non avete altro. Volevo chiamare lui e dirgli di raggiungerci alla redazione appena poteva. Ah, il dottor Newbar ti ha detto che l'autopsia la farà come prima cosa nella mattinata, ma per oggi non ha... Spazio. Altre autopsie da fare nel frattempo. Non importa, comincio io i preliminari. Portati una pistola, Questo è l'allunghino che gli do alla fine della telefonata. Dovrei averla d'ordinanza, credo. E l'altra telefonata è la motorizzazione civile, io la voglio fare. Alla motorizzazione civile. Giusto, esatto. La maledetta auto. Quindi voglio usare il mio contatto alla motorizzazione. Che è un impiegato borghesaccio che io ho sgamato stampare volantini in una tipografia un po' socialisti. Ok. No? Per chiedergli se mi può fornire nomi di medici che possiedono del sedan verdi. Ti fa aspettare un attimo e poi ti dà qualche nome. Verde chiaro. Te ne dà due per la precisione. Il dottor George Hodel e il dottor Patrick O'Reilly. Ok. George Hodel e Patrick O'Reilly. Tutto qui? Sì, direi che... Per il resto a posto, vero? A posto cosa? Io non ho mai sentito né visto niente. A presto. Ciao. Io comincerei i preliminari dell'autopsia, quindi comincio a muovere il cadavere, a fotografare il resto del corpo che nella scena del delitto non è stato possibile fotografare, quindi se sulla schiena dei tatuaggi, i tagli a che profondità sono, i livelli fotografici e via dicendo. Non ha tatuaggi, mannaggia, da nessuna parte, neanche sulla schiena. Come non ha segni particolari, voglie, cicatrici particolari, anche se ti sembra che all'altezza del petto, dove sono stati fatti però degli altri tagli, quindi fai un po' fatica a capire bene cosa sia successo lì in mezzo, ti sembra che ci siano i segni di un'altra cicatrice bella, bella profonda. Se è una cicatrice medica di un intervento precedente, sembra di sì.
Quindi magari è un intervento di che tipo? Ne posso avere un'idea? Dalla posizione è probabile che sia o al cuore o ai polmoni. Ok, e per questo dovrei aprire, quindi aspetto il dottore. Esatto. Il resto che riesci a dedurre dal corpo senza aprirlo ulteriormente è che era circa 1,65 m d'altezza e che poteva pesare intorno ai 50 kg. Aveva gli occhi azzurri, i capelli marroni, i denti erano molto rovinati. E i segni di corda che aveva visto anche Tim intorno ai polsi e alle caviglie, ce li ha anche intorno al collo. Però non mostra segni di strangolamento. No, anche perché, a parte un brutto colpo in testa, che è quello che ha lasciato un ematoma bello profondo, dove ci sono le altre incisioni non ci sono segni di ecchimosi, quindi sono state fatte dopo post mortem la morte. Altro, senza fare un esame più approfondito, è difficile riuscire a capirlo. Gli orari del Netturbino? Gli orari del Netturbino in quella zona, ci metti poco a scoprirlo, basta una telefonata in comune. Il Netturbino dovrebbe passare in tarda notte, perché è dove più o meno finiscono il giro della parte un po' più a sud, che è Inglewood, che è quella più abitata. Partono la sera presto a Inglewood e poi arrivano alla notte a... Quindi lo stronzo, non ti dico che il lavoro l'ha fatto dopo tarda notte di primissima mattina, ma la scarpa e la borsa l'ha depositata in quel periodo lì. Quindi è passato veramente poco. Sì. È passato veramente poco. Quella scarpa lì è qua da meno di 5 ore. Ok. E... un'ultima cosa, da cronache, i due dottori sono famosi o sono due signori sconosciuti qualsiasi? Allora... hanno precedenti, possiamo vederlo. Il dottor Odell, non ti sembra che ci sia nulla nel giornale che parla di lui, e invece su Patrick O'Reilly hai qualche cosa, perché è un medico che passa parecchie serate ai nightclub di Hollywood Boulevard. Quindi è un nome che salta fuori ogni tanto, come didascalia alle foto. Vediamo se ha precedenti questa persona. Sì, è una cosa che si può cercare di intuire. Non tralascerei neanche l'altra pista, però. No, beh, non è detto che sia... Uno, ottimo lavoro. Due, come sei arrivato a questi nomi? Diciamo che ho una fonte che non posso svelare. Conosce uno. Conosco uno. D'accordo, ma... conosco un tipo. Sono collegati a che cosa questi nomi? Alla macchina. Quale macchina? La sedan verde. Quale sedan verde? Quella che la testimone oculare ha detto di aver visto di andare via. Ha detto a chi? Al capitano. Scusa, al tenente della polizia. Cazzo, Smith, porca puttana. No, vabbè, ma non ti preoccupare, l'ho ascoltato tutto io. Mi sono messo lì vicino e ho origliato. Va bene, ok, aspetta. Vediamo se per... ottima. Smith era troppo impegnato a vomitare. Sì, e adesso sarà troppo impegnato a bere, probabilmente. Facciamo la diversa. Lo stesso giustissimo lavoro che hai fatto tu lo possiamo fare con una lista di persone con precedenti. Sì. Sicuramente. Perché questa è una buona pista. Queste sono due buone piste, non necessariamente sono le uniche. No, beh, quello chiaro. E quindi lo faccio. Intanto cominciamo a vedere che cosa ci dicono le foto. Sì. E mi vado a ritirare in camera oscura per vedere se sono venute fuori. E poi eventualmente cominciare a spararle. Dopo che si sono asciugate. Le faccio sviluppare le foto che ho fatto io. E visto che il dottore farà l'autopsia domattina, sì, ho detto,
Io sento se non ha altri lavori per me, perché non è che dipende da loro, quindi... Sì, ci certo. Sono altre cose da fare. Allora gli chiamo, loro due, e gli dico, guardate, io ho ancora il mio lavoro da sbrigare, anche se sono andato in servizio prima del tempo, perché oggi in teoria ho fatto il turno di notte, quindi non devo montare stamattina. Abbiamo trovato una scarpa e una borsa. Appartenevano a una vittima, molto probabilmente. Bene, come? Portatele qua, a maggior ragione. Sì, va bene. Intanto puoi chiedere a qualcuno degli archivi di fare una ricerca su persone con precedenti che siano in possesso ad oggi di una sedan verde. E mi puoi fare... in mezzo a Los Angeles? Un decimo di Los Angeles? Mettici un galoppino e falli filtrare. Si parte da una lista lunga per fare una lista più breve. È il lavoro investigativo, non è sempre divertente. Altra cosa, abbiamo George Odell e Patrick O'Reilly, sono due medici. Se potessi chiedere a qualcuno di fare un esame, una verifica se hanno precedenti. Mi appunto i due nomi. Ma è uscita di merda questa frase, però dovresti aver capito lo stesso. Sì, ho cominciata presto stamattina. Mi appunto i due nomi e chiedo una ricerca dettagliata su queste due persone. E se possibile una lista di nomi di chi ha una sedan verde con precedenti, perché se no... E me la fai ordinare per... Una pizza con l'ananas, no? Cosa vuoi? Me la fai ordinare in priorità per centri concentrici attorno a dove è stato trovato il corpo. Ci vorranno 5-6 giorni per fare tutta sta roba. Cazzi suoi. Sì. A mano da una persona. Io dico, guarda, dammi intanto quella cosa dei due medici, poi fai il resto. Allora, controllare i due medici è abbastanza facile, ci metti pochissimo. Il dottor Odell non è mai stato fermato per niente, non ha precedenti. Invece il dottor O'Reilly una volta è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. No, comunque io vorrei il loro profilo Odell più sospetto. Professionale, se possibile, di rintracciare quello. Troppo immacolato. Allora, il dottor certo Odell non è un coglione, ecco. Il dottor Odell ha una clinica alla prima strada vicino alla Meda. È una clinica privata sua. Ok. Mentre il dottor O'Reilly è lavora in un ospedale cittadino, non ha particolari specializzazioni, è un medico generico. Allora li richiamo, gli dico quello dei due medici e ti dico, guarda, per la cosa delle sedan ci vorranno dei giorni. No, abbiamo tempo. Non c'è un mostro elettronico che ti cerca le schede, ti... Ancora non è stato inventato. Gli intern servono a questo. Però devo dire che per il profilo professionale dei due medici è più curioso quello del medico con la clinica privata, che ora non mi ricordo il nome. Oh, dai, quello incensurato? Sì. Beh, diciamo che il fatto che non abbia precedenti non lo scagiona, anzi sicuramente questo qua sapeva come muoversi. Di solito i metodici sono i più difficili a farsi beccare. Esatto. E poi avendo una clinica privata per lui è più facile fare il lavoro di notte nella sua clinica. Certo. L'altro è in un ospedale pubblico privato, ma comunque un posto molto frequentato. È una cosa che potrebbe... Beh, me lo dirai dopo l'autopsia. La saprebbe fare anche un veterinario sta cosa, giusto per... Allora, non è impossibile, ma dati i tagli che vedo, non noto tutta questa precisione, potrebbe avere un veterinario. Il veterinario non è abituato a fare questi tagli così precisi. Ok. Io comunque per ora torno al mio lavoro, quando volete venite pure qua, magari che è l'ora con cui stacco. D'accordo. E possiamo continuare il lavoro da qualche parte. Sì, sì, certo. Nessun problema. Buon lavoro. È venuto fuori qualcosa? Non è così immediato. No, devo aspettare che si asciughino le fotografie. Puoi considerare che si sono asciugate e le hai... Spedite. Spedisci anche le impronte digitali? Sì, sì. Faccio invio completo. Dopo
un'ora e mezza, due, che hai mandato tutto a diversi giornali, che, gente che conosci, di cui ti fidi, e a qualche polizia, qualche poliziotto di altre città che ti deve qualche favore. Un poliziotto dalla Florida, quindi East Coast, ti segnala che le impronte hanno un match. Le impronte sono di Elizabeth Short, 22 anni, nata nel 1924 in Florida e arrestata 2 anni prima per aver bevuto quando ancora non era maggiorenne. Un crimine di poco conto, ma che l'ha fatta schedare. Sai anche, ovviamente, come si chiamavano i genitori. La madre vive ancora in Florida, il padre è morto. E ti sa anche dire che ha studiato alla Medford High School, sempre in Florida. E dopo sparisce. Dopodiché si è spostata e evidentemente è andata a Los Angeles, quindi lui non sa più nulla. Scusate, Med School vuol dire Medical School? No, è Medford. Ah, Medford. È il nome del liceo. Ok. Bene, abbiamo un nome e un cognome. Adesso la domanda è: che cazzo è? Questo lo scopriamo parlando con la madre. Questo vuol dire che dobbiamo andare a dire alla madre che la figlia è stata... Quindi ci dobbiamo fare 1500 chilometri. Possiamo alzare il telefono, non è esattamente delicato, però. Qualcuno glielo dovrà pur dire a sta povera donna che gli hanno ammazzato la figlia. Bene, nella classifica del tatto tu in che posizione ti poni? Marta! Diciamo... sotto sotto un prete e sopra l'agente di polizia medio, quindi potrebbe okay. comunque essere meglio no, perché io sono in fondo alla classifica, la chiamo io, dai, il strillone del mercato. È che di persona mi viene più facile, al telefono rischierei di non farmi dire un tubo dalla sì, signora. Ma i razzi suborbitali express non li hanno ancora inventati, purtroppo. No, hai ragione. Dai. Bene, adesso abbiamo anche un nome per torchiare i due dottori. Vero. Senti, ma noi ce l'abbiamo un picchiatore da portare con noi per fare l'interrogatorio? Diciamo che se tu fai lo sbirro buono io posso fare quello cattivo. Ah, va bene. Scusate, Medford è in Massachusetts, non in Florida. Massachusetts. Quindi ancora più lontano, tra parentesi. Esatto. Ho fatto ancora più chilometri. E la madre di Elizabeth si chiama Phoebe May Short. Questo bel nome del sud. Allora, io mi attacco al cazzo, oltre che all'elenco telefonico, e cerco il numero di Phoebe May Short. Te lo danno, non è un problema. Se no puoi fare la grande chiamata a Centralino? A Centralino, parlare con Phoebe May Short. È vero. Medford, Massachusetts. Abbiamo ancora quelle persone che facevano quelle trick. Non ho mai capito che cazzo facessero anche neanche in... loro. Neanche loro. Però arrivava, però le telefonate arrivavano. È che si sentiva così poco, così male che nessuno si rendeva conto che non stava parlando con la persona che aveva che cercava, esatto. E tutti parlavano molto. Ci hanno vinto la guerra. Ebbene sì. Allora, niente. Tu. No, non è quello l'altro gioco. Eh? Io chiamo Phoebe May Short. Pronto? Qui è casa Short. Pronto, salve, buongiorno. Parla Tim Sullivan. Sono un investigatore privato che vive a Los Angeles. Ah. Salve. Mi spiace arrivare come un fulmine a ciel sereno, ma porto delle notizie non bellissime. Cos'è successo a Betsy? Lei è la madre... Cos'è successo a Betsy? È la madre di Elizabeth?
Sì, ditemi cosa è successo a mia figlia. È su Candy Camera. Purtroppo il corpo di sua figlia è stato trovato questa mattina. Lo sapevo. Gliel'ho sempre detto di non andare a Los Angeles, che le sue idee di diventare un'attrice erano solo delle cose da ragazzina. Non sarebbe mai diventata nessuno. Doveva restare qui con noi. E invece ha deciso di andare a Los Angeles e questo è il risultato, mio Dio. Inizia a piangere al telefono. Ok, la lascio, cioè, le do il tempo di sfogarsi, giustamente. E poi le dico, signora Short, forse non adesso, quando avrà avuto il tempo di ricomporsi, se la cosa non le dà noia, gradirei magari se ci potessimo sentire di nuovo al telefono per farle qualche domanda. Il nostro primo interesse adesso è trovare l'assassino di sua figlia. Ha detto che è un detective privato? Sì. E chi la sta pagando? La polizia. In realtà ho preso questo caso pro bono. Mi capita spesso di lavorare con la polizia di Los Angeles. Se vuole parlare con un'autorità competente, la posso far parlare con il detective Smith, che è attualmente il responsabile in capo delle indagini. Che cosa vuole sapere? Beh, innanzitutto cosa sa della... del periodo recente della vita di sua figlia, quali erano le sue abitudini, se ha conosciuto qualche persona, se qualche persona nuova è entrata nella sua vita, che locali frequentava, cosa stava facendo. Che locali frequentava? I peggiori frequentava. Quali locali permetterebbero a una ragazzina di fare da cameriera con quei vestiti tutti sconci e mezzi nudi? Si ricorda come si chiamava il locale dove lavorava sua figlia? Il Florentine qualcosa, o un postaccio del genere vicino a Hollywood Boulevard. D'accordo. Quanto tempo fa si è trasferita qui sua figlia? Qualche anno, un paio d'anni. Sì, un paio d'anni. Vi sentivate spesso? Parlavate al telefono? No. Ogni tanto veniva a trovarci, ma era sempre più raro. Quando è stata l'ultima volta che l'ha vista? Quattro mesi e mezzo fa. Le ha parlato di qualche persona nuova che ha conosciuto, un ragazzo simpatico, qualcuno che frequentava? Oh, c'erano un sacco di uomini nella sua vita. Era impossibile starci dietro. Ha detto che è venuta qui con l'idea di diventare un'attrice. Sa se ha lavorato per qualche... se è stata scritturata qualche volta, se ha lavorato per qualche magari spot pubblicitario, qualche piccola parte di un film. Non che io sappia. Spero che non sia mai entrata in quei giri di filmacci porno. Sono sicuro di no. Da quella stupida di mia figlia, però mi aspetterei anche questo. Tirami fuori un pezzo di genere. Stavo pensando di chiedertelo, perché onestamente... Gesù. Ok, è andata. Però la torre sta cominciando veramente a non avere buona salute, a non godere. Se poi lasci cadere i pezzi così sopra, ancora meno. Spock, magari evitiamo di mangiare questo angolo. Se ne c'è questo. Esatto. Dovesse provare a chiedere al dottor Bailey. Dopotutto vive a Los Angeles ed è un caro amico della sorella di Betsy. Dottor Bailey? Sì. D'accordo. Viene. Magari si sentivano più spesso. Non saprei. Non mi parlava mai di quello che faceva a Los Angeles, quella sprovveduta. Per ora è tutto, io la ringrazio moltissimo della sua disponibilità. Le lascio il mio numero qualora le venisse in mente qualcosa e mi trova per qualsiasi necessità, mi trova a disposizione. Sarà mia cura aggiornarla sugli sviluppi del caso.
le mie condoglianze. Riattacca senza dire nient'altro. Ti racconto brevemente quello che ci siamo detti? Bailey, dottor Bailey. E tre. Lavorava sulla Hollywood Boulevard. Il posto Florentin qualcosa, dovremmo trovarlo se ce la passiamo. Va bene. Per il lungo. Aspettiamo il giovane? Sì, allora in realtà lui stacca tardi, quindi se vogliamo rubare un po' di tempo, se vogliamo anticipare qualcosa, vale la pena provarci. Questa pista è calda, è meglio batterla adesso. Poi, se per caso non dovessero esserci sviluppi, mentre aspettiamo il giovanotto, io comunque un giro, so che è molto poco probabile, però io un giro nel palazzo da cui potrebbero aver visto qualcuno che muoveva il cadavere lo farei. Ok. Va bene, allora possiamo andare, direi. Io mi inchino un attimo alla mia scrivania, per l'ultimo cassetto tiro fuori la bottiglia di whisky e refillo la fiaschetta... È un whisky. Che whisky è? Bourbon pidocchioso. Proprio di quello. Torci budella. Quanti anni hai? Io? Sì. Una quarantina. 30, una quarantina? Sì, sono maturo, sono già sposato e divorziato anche. 20 fuori, ma col Bourbon 40. Amico mio. Ottima l'intenzione, fenomenale l'abitudine, ma devi imparare a bere. Oh, ma io so bere, il problema fondamentale è che me lo concedo solo quando porto a casa qualcosa. Bere la merda è una spinta per arrivare a bere la roba buona quando ho portato a termine il lavoro. Senti che filosofia! Molto quando uno dice whisky. Ah, giustamente. È una filosofia molto profonda, io non ti spalleggerò. No, non ti preoccupare. E se vuoi bere qualcosa di meglio? No, ma so anche dove andare. Le mie donnine sanno sempre cosa offrirmi. Diciamo che brinderemo insieme quando avremo finito questa schifezza, se siamo vivi. Non vedo perché dovrebbe essere il contrario. Stiamo... Perché questa situazione è veramente orrenda. Cheers. Che buono. Ragazzi. Ecco, nella mia fiaschetta non c'è questo. Non c'è questo. Decisamente non c'è questo. Andiamo a cercare il Florence qualcosa. Florentin qualcosa. Io lo conosco, sto postaccio... Sull'Hollywood Boulevard. Orrendo. Questo postaccio orrendo non può essere nient'altro che il Florentin Gardens Nightclub su Hollywood Boulevard. Ok. Andiamo. È un nightclub in piena Hollywood Boulevard, quindi c'è un sacco di gente che va avanti e indietro, tantissima. E il proprietario è un certo Mark Hansen, che ovviamente hai conosciuto almeno di vista. Noto? Puttaniere, spacciatore... Ma da quello che ti risulta di Mark Hansen è semplicemente il proprietario di questo nightclub. Ah, quindi pulito. Un imprenditore della pazza. Così pare. Esatto. Un imprenditore della Bernarda, salute. Sì, diciamo che per adesso la vittima non ci sta aiutando in senso stretto. Cioè, fosse stata una brava ragazza a casa e chiesa che si faceva il percorso casa-scuola tutti i giorni, era di buona famiglia, sarebbe stato un conto. Si era una spogliarellista, diciamo che il... Sì, beh, il ventaglio dei maniaci si amplia, si comincerà da sottoscritto. Vero però è che non tutti i maniaci, non tutte le persone che amano vedere un paio di tette in un nightclub fanno pezzi a una donna del genere, e non tutte le persone ne hanno non solo la sponte ma anche le competenze. Questo dottor Bailey... No, per farlo a prezzi prima la devono sposare. Comunque bravo Mirko che ha comprato il PDF di Dread adesso. Bravo! Fantastico! Bravo! Però scusami, i due dottori non erano George Odell e Patrick O'Reilly? Sì, O'Reilly è un frequentatore abituale di Postriboli. Sì, però si parla la madre di... Cioè, il nome che è venuto fuori dalla mia chiacchierata con la madre di Elizabeth è dottor Bailey. Bene, abbiamo tre medici a cui fare le pulci. Molto bene. Va bene anche il dottor Bailey,
possiamo cercarlo tranquillamente. Era Bailey, vero? Sì, era il dottor Bailey. Dottor Bailey. Due medici, di cui uno è Bailey, giusto? No, è un terzo. George medico. Odell, terzo. Patrick O'Reilly. Tutti i dottori. Quelli che ha cercato Johnny erano medici con una sedan verde. Questo non avrà una sedan verde. No, ok, scusami. Sentiamo cosa si dice cosa ci dicono al club. Sì. Lo troviamo aperto a quest'ora? No, ma beh, probabilmente potete bussare, staranno sistemando pure. Siamo forte alla porta. Esatto. Perfetto. Vi apre un ragazzo di colore, 25 anni più o meno. Salve, stiamo portando... È chiuso. Lo so che è chiuso. Io sono il detective Sullivan. Stiamo portando avanti un'indagine per conto della polizia di Los Angeles. E il distintivo? Gli faccio vedere la tessera da investigatore privato. E gli ripeto, stiamo portando avanti un'indagine per conto della polizia. Potete parlare con me oppure posso far venire qui la polizia. Ovviamente... E lo guardo facendogli un sorriso, cioè sorridendogli. L'indagine non ha niente a che fare con gli affari assolutamente legittimi di questo posto. Ma se fate incazzare il tenente, potrebbe decidere di fare qualche indagine anche a riguardo di questo argomento. Capo! Arriva. Questo parla troppo! Arriva un uomo di 55 anni abbondanti, ma abbastanza sovrappeso. Io sfodero il mio migliore sorriso. Che abbiamo qua? Salve. Due persone che stanno portando avanti un'indagine su una ragazza che forse lavorava qui e che non è finita bene, purtroppo. Ma indica Johnny e vai. Col dito. Io a te ti conosco, vero? Sì. Tu sei stato qua un sacco di volte, hai fatto andare via un sacco di miei clienti. Diciamo che ho fatto delle domande. La prossima volta che fai domande... Gradirei che tu me lo dicessi prima e che ci fosse qualche cosa anche per me, perché io perdo dei clienti quando tu fai domande. Però quando io con le domande risolvo le cose, poi vengo qui e spendo. Non a sufficienza, caro mio. Va bene, allora la prossima volta te lo dico. Però se riusciamo a mettere insieme un bel giro, qualche ragazza mi fai lo sconto. Io non ho ragazze qui, ho solo dell'alcol e della musica. Ah sì, certo, buona. Va bene, lo prenderò come un sì. Che volete? Cosa vuole la polizia che non è nemmeno in grado di arrivare qua per i fatti suoi? Sono diventati così sfaticati, le nostre tasse non servono veramente a nulla, mi domando perché le pago. Quando... Paghi le tasse? Mi faccio una risata. Sono diventati così sfaticati? Da quando mai hanno lavorato? Forse sono tutti quegli irlandesi che ci sono in polizia. Probabile. Scuoto la testa. Gli dico, senti, Elizabeth Short è un nome che ti dice qualcosa? Betty, sì. Lavora qui, vive qua dietro. Lavorava. Si è licenziata? Un po' di più. Che genere di legami avevi con Betty? Da quanto la conoscevi? Beh, da qualche mese. Anne le affitta la stanza sul retro. Allora, senti, andiamo al bar. Ti siedi, cioè, ti siedi... Mi offro il bicchierino della staffa, sì, lo so come funzionano queste cose. Quando è seduto gli dico che la signorina Short è passata. Sarà più short. Esatto, è esatto. Shortest. Adesso è B-short. Esatto. Purtroppo è passata a miglior vita. Yeah. Abbiamo trovato il corpo poco distante da qui. Si versa un bel bicchiere e lo tira giù un secco. Capisco. Hai visto qualcuno che le ha riservato qualche attenzione particolare? Qualche tipo strano che aveva una chicca per lei? C'erano un po' di ragazzi che le giravano attorno. L'ultimo con cui ho saputo che usciva era un certo Bobby Manley. Bobby Manley, sì, lo chiamano il rosso. Tu lo conosci? L'ho visto qualche volta qui al locale. So che sono andati a fare una qualche gita settimana scorsa. Dove vive questo Bobby? Boh, non saprei. È un abituale qua, no? No, veniva solo per Betsy. Quando hai visto Betsy l'ultima volta?
Dunque, si era presa 2 settimane di vacanza, quindi circa una decina di giorni fa, forse di più. Quando sarebbe dovuta rientrare? Questa settimana, credo tra un paio di giorni, se non ricordo male, sì, qualcosa del genere. Non era ancora tornata a casa, ma sarebbe dovuta rientrare stanotte, domani notte, dovreste chiedere a Anne. È lei che lo sa. Che auto guida Bobby, che tu sappia? L'hai visto? Bobby? Sì. Una vecchia Ford nera, scassatissima. Ok, sai anche che lavoro fa questo ragazzo? Cioè... fa il venditore porta a porta. Quindi fa il disoccupato di questi tempi. Più o meno. Senti... lavoro una persona che fa, che conduce un posto come questo, probabilmente le sue ragazze le conosce, sa se si cacciano nei guai, sa se c'è sa se hanno fatto qualche cazzata, sa come tenerle lontane dai guai. C'è qualcosa che sai di Elizabeth che dovremmo sapere anche noi? Ehi, tu aiuti me e io tengo la polizia lontana da qui. Allora, che rimanga fra noi. Ma si era messa in mezzo a certi giri cercando di trovare un produttore che le facesse fare una parte in un film. Ecco. Capito. Sperava di arrivare a qualche regista grosso, famoso. Partendo dal basso, molte ragazze lo fanno. Ah, certo, certo. Partendo dal basso, nel senso sotto la scrivania? Sopra, sotto, credo che non faccia differenza. Non sarebbe la prima star che nasce, che viene vista da qualcuno dopo essere stata nel porno? Non intendevo questo, intendevo passaggi e passaggini naturali che nel mondo dello spettacolo. Questa è una parte, ma se ho capito bene quello che ci sta dicendo il nostro amico, si parla di una parte in qualche film. Non li ho mai visti, non guardo certi. Senti, certi film. C'era qualche moscone che le ronzava troppo intorno quando era qui a lavorare? A parte. Qualcuno ogni tanto si faceva un po' più pressante. Forse. Come diavolo si chiamava? Lester? Leslie? Un ragazzetto abbastanza giovane, magrolino, non gli avresti dato 2 lire, infatti non è mandato da nessuna parte, però l'ho visto abbastanza insistente, sì. Okay. Insistente preoccupante o insistente interessato? Insistente, quando un ragazzo diventa insistente, una delle ragazze qua dentro non ha intenzione di ascoltare le insistenze di qualcun altro, si becca un pugno nello stomaco e 2 schiaffi in faccia. Ok. Come deve capitare. Perfetto. D'accordo. Quando ha chiesto di andare via, cioè quando ha chiesto ferie, stava pianificando il viaggio con Bobby, era felice, radiosa e solare, oppure l'hai vista agitata, tesa? No, sembrava tranquilla. Ok. Non so, ti ha mai fatto il nome di qualcuno con cui stesse facendo provini? Nomi ne ha fatti un sacco, ma dubito che gente tipo Orson Welles fosse interessato a una ragazzetta come Elizabeth. Chiaro. Posso fare una telefonata? Il telefono è sul retro. Io dico velocemente a Dalton che Elizabeth Short stava, come si dice, stava cercando parti e particine in maniera più, cioè nella, come si dice, in maniera più o meno lecita, scendendo molto a patti sia col genere delle parti sia col genere delle persone che potevano reclutarla, cioè che potevano scritturarla, perché era un'aspirante attrice. Gli dico, so che le probabilità sono poche, perché di persone come lei inseguono il sogno ce ne sono veramente tante, ma se per caso
questo nome fa suonare qualche campanella o se è collegata a qualche regista, produttore, pappone della zona, la cosa potrebbe essermi molto utile. Ti farò sapere se trovo qualcosa. Grazie. Andiamo a dare un'occhiata a quella stanza? Andiamo. Ci facciamo indicare da... Sì, vi fa passare dal retro. E c'è proprio la scala sul retro. Ok. No, no, proprio usciti dal retro alla scala di metallo e al piano di sopra c'è la casa. C'è la casa, ok. È proprio lì. Caio. Sì. Su Hollywood Boulevard gli edifici costano e quindi cerchi di ammortizzare il più possibile. Si bussa. Viene ad aprirvi una ragazza abbastanza giovane, sembra più vecchia di Elizabeth, però meno di 30 anni. Siete amici di Mark? No, siamo qualcos'altro. Siete venuti a cercare Betsy? In realtà Betsy l'abbiamo trovata, solo che ultimamente è un po' scissa. Non vi seguo, scusatemi. Che cosa state cercando di dire e perché state cercando Betsy? Ti lancio un'occhiataccia. Ann, piacere, sono Tim. Collaboro con la polizia di Los Angeles per delle indagini. Purtroppo abbiamo trovato... abbiamo rinvenuto questa mattina il corpo di Betty poco distante da qui. È stata trovata purtroppo... Poco distante da qui sono 2 ore e mezza a piedi. Due ore e mezza a piedi? Da qui sì. Perché sei su Hollywood Boulevard. A sud di qui. Quindi poco distante. Madonna. A sud di qui. Oh. Si siede sul letto. Vedi che la stanza... è veramente poco più che una stanza, ci sono 2 letti, evidentemente di ragazze, perché ci sono poster di attori famosi, cose con i trucchi. Io, mentre lui provoca lo sconvolgimento, vado dritto. Bravo, alla infatti. Parte di Elizabeth e comincio a ravanare proprio in maniera brutale. Tira un pezzo di Jenga. Allora, devi studiare. Proviamo. Vedi qua che sborone. No, ma questa torre o ci sono dei pezzi incastrati o dei pezzi col vinavil proprio. Sì. È il Jenga originale, non lamentatevi che vi faccio usare quello dell'IKEA. Esatto. No, quello dell'IKEA, cioè, no, è che Jenga è fatto così. Il Jenga che è la distribuzione dei pesi un po' a cazzo. Che è giusto che sia così. Allora, cercando in giro noti che per quanto si veda che è la stanza di 2 ragazze, di Elizabeth c'è veramente poco in giro. Da un lato perché effettivamente pare che lei fosse qui solo da qualche mese. Ma dall'altro noti anche che mancano un sacco di cose che ti aspetteresti comunque di trovare in camera di qualcuno. Quindi qualche diario, qualche quaderno, qualche foglio di carta con qualche nome. Non c'è nulla di tutto questo, come se fosse stato spazzolato via. Però non è nemmeno una cosa di cui ti accorgi subito, perché comunque c'è del caos da scrivania normale. È solo che facendo attenzione non c'è nulla che ti porti a dei nomi o a degli indirizzi o a dei numeri di telefono di qualcuno. Che è strano per una ragazza che cerca di diventare un'attrice. Intanto io dico... chiedo a Anne. Le dico questo, le dico... Anne è sconvolta, è completamente in lacrime. Io sobbalza sul letto dai singhiozzi di... Allora io le verso qualcosa da bere, un bicchiere d'acqua, no, alcolici. Gli porgo il bicchiere, e la guardo negli occhi e le dico: Anne, lo so che ti sto facendo una domanda difficile e ti sto chiedendo di concentrarti in un momento difficile, però la pista che abbiamo è ancora calda. Il corpo l'abbiamo trovato questa mattina, non è passato molto tempo. Più passa il tempo, più è difficile che riusciamo a stonare questo figlio di puttana. Se c'è qualcosa,
di sospetto che hai visto negli ultimi tempi e che potrebbe aiutarci, è il momento giusto per fare un respiro profondo, concentrarti e farcelo sapere. Lei si concentra un po' e tira fuori. Avete detto di là? Sì, aiuta. Grazie. Guarda, andrei su questo. Su quale? Vediamo, dalla tua parte. Questo. Sì, questo lui. Mi dice. Lui. Vai. Più o meno. E Gesù. Vi ricordo che la torre è in piedi solo dopo che avete appoggiato il pezzo, può ancora cadere, okay. Certo. Cominciamo a staccarci dal tavolo. Esatto. Un sacco di ragazze hanno provato a avvicinarsi a Betsy. E credo che lei ogni tanto cedesse anche a queste persone. E poi c'era Bugsy, e quando dice Bugsy a te si gela abbastanza il sangue nelle vene, anche a te. Perché lo conoscete tutti e due, è uno dei più grandi gangster di Los Angeles. L'amico di Mayan Lasky e di Lacatrovia. Porca puttana. Tra l'altro il più violento dei quattro. Sì, esatto. Ah, la mia tesi di laurea. Davvero? Wow. Bugsy. Sì. Che affare aveva in ballo con Bugsy? Ma credo che sperasse che lui avesse modo di trovarle un lavoro in qualche film. Senti, è bionda, bruna? Chi? La tipa che ci sta parlando. Ah, ok. Pensavo lo stessi chiedendo a N, dicevo, castano chiaro. Ok, senti, riccioli d'oro, parliamoci seriamente. I scimieri. Esatto. Chi è che ha pulito la stanza? Credo che sia stata Betsy prima di andare via. Quindi si è messo tutto nella valigia? Sì, aveva la valigia, la borsetta nera e credo basta. E si è portata via anche le cose che normalmente avrebbero dovuto rimanere qui per tornarci? Beh, i vestiti sono ancora nell'armadio. Non un effetto personale, non porta gioie, niente. In effetti, ora che mi ci fai pensare, è abbastanza strano. Quando sei uscito l'ultima volta di casa? Beh, ieri sera per andare a lavorare al nightclub. Le chiavi del posto, naturalmente, ce le avevate solo tu e Elizabeth. E Mark. Dopotutto certo. È il suo nightclub. Vabbè, questo è ovvio. Sì. Beh. Io vedo segni di effrazione di qualche, esatto. Qualsiasi genere. No. C'è guardando sia la porta che l'unica finestra che c'è, non mi sembra che ci siano segni di effrazione. Facciamo il gioco del facciamo che. Facciamo che sei una ragazza che lavora per Mark e sogna di diventare un'attrice. Facciamo che decidi di prenderti 2 settimane di vacanza e... So che è tirata per i capelli, ma e hai un motivo per prendere tutti i tuoi appunti, contatti, tutte le cose che potrebbero collegarti a... collegare te o i tuoi contatti a attività che stai facendo e infilartele nella borsa. Che motivo avresti di fare una cosa del genere? Forse stava cercando un altro posto dove andare a vivere, oppure forse aveva trovato qualcuno che le desse un lavoro e pensava non le servisse più. Elizabeth vedeva Bob, sì, si vedeva con Bobby Manley.
Sì, Bobby, sì. Per un ragazzo simpatico. Sua moglie credo che non avrebbe approvato, però... Un uomo tutto d'un pezzo. Sai dove Eccolo, sì, un pezzo di merda. Ma... Sai dove lavora? Dipende dai punti di vista. Dove vive? Sì, sì, sì. Vi posso dare l'indirizzo. Volentieri. Sei stato in gita con lei? Ah, senza dubbio. Minchia Baxi. Sì, quello potrebbe essere un problema. Non credo che si possa prendere di petto come abbiamo preso di petto tutto il resto. Anzi, io cercherei di tenerci l'informazione stretta stretta in silenzio silenzio finché proprio non è necessario tirarla fuori. Quello che ti dico è che non ho nessuna voglia di farmi uno smoking di cemento. Essere ah, onesto. Senza dubbio, tenendo anche conto che la polizia probabilmente per metà è di sua proprietà. E per l'altra metà si caga addosso. Esatto. Intanto Roberto De Luca è a casa a dire tirate poco, tirate poco! Se non ce lo chiede il master, io Esatto. Oddio, finora non abbiamo tirato molto, No, però finora non avete nemmeno fatto cose sotto pressione in maniera particolare, quindi... Esatto. Se non avete altro... No, no. Io passerei al giorno 16 gennaio. Yes. Questo è il referto ufficiale di, della morte di Elizabeth Short. Pigliatelo. Vai, Dave. E... prima di entrare nella sala dell'obitorio dove vengono fatte le autopsie, ha incontrato lungo le scale del, dell'obitorio un paio di signori ben vestiti che però non ti sembra di aver mai visto all'interno della stazione di polizia, quindi dubiti che siano dei detective che parlavano con il coroner per qualche caso. Mm. E una volta finita l'autopsia, ti sembra che la questione di come fosse stato messo il corpo, di come fossero state piegate le ginocchia e i gomiti e dei pezzi, alcuni pezzi, non tutti, mancanti, non ne venga fatto nessun riferimento nel referto. E la cosa ti puzza. Molto. Questa è una classica autopsia alla Bugsy. Cioè... Inciampa e finisce su un proiettile. Non riesce a causa di morte naturale. Esatto. Essere pugnalati è abbastanza naturale che poi tu muoia. Sì. Io ho fatto di tutto per assistere all'autopsia. Ho avuto modo di forzare la mano del dottore per essere presente. Ah, per essere presente non è stato un problema, anche perché comunque sei il suo assistente, quindi ti tocca anche non volendo. Mm. Diverso è se mi dici che provi anche a forzare la mano sul perché alcune cose sono state omesse. Cerco di capire cosa è stato messo innanzitutto. I tagli? Allora, i tagli, alcuni tagli, ma non tutti, non sono stati elencati. In particolare, quelli intorno al torace, proprio vicino a dove ti eri posto tu delle domande sulle cicatrici che già vedevi. Però comunque ha estratto tutti gli organi, avete fatto l'analisi degli organi, avete visto che innanzitutto era dai referti medici che siete riusciti a recuperare grazie alla polizia, al fatto che avete identificato chi fosse, era asmatica e quella cicatrice era di un'operazione ai polmoni che aveva avuto anni prima. Ok, già questo risolviamo il mistero. In più avevate il sospetto che potesse essere stata violentata. Ma non sono state trovate tracce di sperma all'interno del corpo da nessuna parte. Vabbè, è stato lavato con la benzina. Vabbè, però. Però all'interno no, è stato lavato all'esterno. Mm. E all'interno comunque non c'erano tracce di sperma. E noti comunque una nota che eh,
parla di come era stato disposto il cadavere, ma dice solo che era stato separato in due parti distanti all'incirca 30-40 centimetri. Non viene fatta menzione della posizione in cui è stata trovata, che era comunque una posizione particolare perché certo, è stata messa a freccia. No, a questo punto cerco di scoprire il perché è stato omesso tutti questi dettagli. Se c'entrano i due tipi... Con che sfregio? Non devi fare domande che potrebbero mettere in pericolo sia me che te. Quelle cose non sono importanti per l'autopsia, Dave. No. L'autopsia ci dice solo che è morta per un colpo alla testa e che è stata dissanguata e segata dopo. Tutto il resto non è qualcosa che ci riguarda. E faremmo bene a farci un po' i fatti nostri. A meno che tu non voglia iniziare a zoppicare. No, non ci tengo particolarmente. Perché quei due signori che sono passati qua prima... Chi cazzo sono? Non si farebbero problemi a farti zoppicare per il resto della tua vita. Ah, quindi è colpa loro. Colpa... Colpa è una parola forte che non mi sentirei di usare, non voglio incolpare nessuno, esatto. È un loro suggerimento. Diciamo che... Senti, sarò sincero e onesto con te. Ti allunga una banconota da $50. Quindi il 47 è roba. Un sacco di soldi. Quindi lui ne ha presi almeno 200. Facciamo che le domande le teniamo per noi. Bene. Se non avete altro, quindi se il giorno dopo io, visto che ho fatto due turni praticamente di fila, saluto il dottore, chiamo voi e chiedo dove siete. Allora, io ho passato quel che rimaneva del giorno prima a bussare alla porta di ogni singolo cazzo di appartamento con la faccia che dava nella direzione giusta, su tutti i piani del condominio che stava dall'altra parte dell'isolato dove è stato rinvenuto il corpo. All'inizio cerco di tenere molto l'attenzione alta, poi mi sa che nel caso devo estrarre perché comincio a salve, avete visto per caso qualcosa di sospetto in quella direzione verso le X di notte, avete sentito rumori, bla bla bla, e di conseguenza all'inizio probabilmente ce la faccio, poi diventa faticoso perché... Vai, estragga. Estrarre è una capacità minatoria. Estraggo te e la tua famiglia, aspetta. Funziona lo stesso, no? Sì, mi sono appoggiato. Arcaccia, ok. Tanto può ancora cadere lo stesso. Assolutamente, ma questa volta non l'ha fatto. L'ho messa un po' minchia di cane, però. La correggiamo dopo. Allora, un signore che è evidentemente disoccupato perché si presenta in mutande. No, in pantaloni, canottiera e basta. Certo, sì sì. Quanto mi invidio tantissimo. Ti dice che ha visto qualche cosa. E tiro fuori una banconota da $10. E che infatti quello che ha visto è che qualcuno ha portato qualcosa in una sedan verde. Verso che ora? Ti ricordi? Era mattina molto molto presto, saranno state le 3:30. Da che direzione proveniva la macchina? La macchina ha svoltato sulla 39esima e si è fermata all'incrocio tra la Coliseum e la Norton. Era una persona? O erano più? No, era una persona con almeno 3 sacchi. Sì, non mi chiedo neanche la targa, da qua è impossibile che l'abbia vista, è lontanissimo. Una sedan verde. Ok. Senti. Se viene qualcuno della polizia a farti delle domande. Questa cosa
non l'hai mai vista, per la tua personale sicurezza. Se viene qualcuno che ti chiede se hai parlato con qualcuno, con un investigatore, un detective, dimentica di aver visto questa cosa. Io non so che cosa ho visto, io da qua non vedo mai niente, alle 3 di notte stavo dormendo. Perfetto. Con lo stuzzicadenti. Bellissimo. Grazie mille. Mi guarda la banconota, grazie a lei. Che per un disoccupato, esatto, un mese di stipendio. Stai scherzando? Sì. Io ho passato il resto della giornata a vergare un fantastico pezzo da pubblicare. Con qualche dettaglio, in particolare si sospetta fortemente di medici proprietari di Sedan Verde. Ah, vuoi mettere il pepe al culo? No, vuoi mettere il pepe al culo ai dottori e contemporaneamente escludere completamente, esatto, fare finta che non sappiamo un cazzo della mafia. Anquiletti! Si sembra un pezzo che posso pubblicare questo? Non c'è nemmeno un nome, un nomignolo. Come la chiamiamo? Betty? Betsy? Non possiamo chiamarla Elizabeth Short, fa schifo. È terribile. Betsy va benissimo, la chiamano Betsy. Te lo Betsy, subito. Ma sembra il nome di un vecchio fucile. Trova un nome più bello. La calda e dolce Betty. Sei terribile, fai schifo questo lavoro. Dovresti fare le foto e basta. Perché ti ostini a scrivere? Sei pessimo. Vai a fare delle foto a qualcuno. Perché non mi paghi? Non paghi due, uno che scrive e uno che faccia le foto. Li vuoi tutti che facciano le foto e scrivano? E perché dovrei pagare il doppio per qualcuno che dovrebbe essere capace di fare entrambi? Sei tu che sai fare solo uno e ti sto dando lo stesso dei soldi, dovresti ringraziarmi. Senti capo, questo è il pezzo migliore che hai pubblicato nell'ultimo mese e lo sai. Quindi ci può andare anche, come la vuoi, Betsy la studentessa linfomane? Te la scrivo. Vuoi Betsy la giovane pastorellina in dalle balia dei nome, lupi? Dalle un nome da film, che ne so, la Dahlia Blu. È un bel film. Però è nera di capelli. E allora chiamiamola la Dahlia Nera, che me ne frega. Basta che sia un nome più decente di Elizabeth Short. È impossibile da dire. E chiamiamola Dahlia Nera. Oh, sì, riscrivi il pezzo. Riscrivo. Ed è esattamente così che è nato il nome Dahlia Nera. Oddio. E gliela tiro. Gli tiro il pezzo. Dahlia Nera. No, così è più leggibile. Dai, Dahlia Nera è qualcosa che ti rimarrà in mente. E lo porta a muore. Aveva ragione. È una persona orribile. Perfetto. Il signor Jameson è fantastico. In realtà, peraltro, no, di cognome non fa Jameson, semplicemente che beve un sacco di whisky in generale. Noi, dove siamo noi? Noi siamo nel mio devi dire tu nel ufficio, studio, nel mio ufficio, nel mio ufficio. Nel tuo ufficio. Dai. Io di soppiatto ho portato il referto dell'autopsia, copiato delle parti salienti, più le parti mancanti, scritto in stampatello. E vi faccio presente che c'erano due signori in nero, due men in black. E noi ti facciamo presente che questo caso pare essere collegato a alcuni esponenti della mafia locale. Che fare incazzare potrebbe essere incredibilmente pericoloso. Non di meno. Non è comunque giusto. No, non ti sto dicendo che è giusto, ti sto dicendo che dobbiamo essere circospetti nel modo in cui portiamo avanti le indagini, perché se vogliamo beccare gli stronzi che hanno fatto sta roba a questa ragazza senza lasciarci la pelle, non possiamo sbandierare 420 queste informazioni, altrimenti ci mettiamo a rischio una cosa che sappiamo. Dobbiamo essere intelligenti nel muoverci. Che facciamo allora? Non credo che... Da quello che ho capito, qui stanno andando a risabbiare la cosa. Allora, facciamo che parliamo con Bobby, perché il suo ragazzo, quello con cui ha fatto il viaggio, perché Bobby è... Viaggio? Pianificava una gitarella fuori porta e aveva chiesto delle 2 settimane di vacanza. Ora abbiamo interrogato l'ultimo. Si chiama Fuitina. Esatto. Abbiamo interrogato l'ultimo che l'ha vista, che noi conoscessimo, che era il datore di lavoro. Lui ha detto che è partita con Bobby. Quindi interroghiamo anche lui, perché dobbiamo capire, dobbiamo ricostruire dove è stata questa ragazza. Certo. Potremmo anche
prenderci il rischio di oddio. Allora, sentite. Io vorrei avere... Oh, la pustolinata, ottimo. No, è la stessa cosa che ho fatto io. Non ti abbiamo proprio indicato la torre. Perché so che mi chiederai di estrarre almeno una volta. Lui ha una... come si dice? Lui ha una fonte alla motorizzazione. Mi veniva aviazione per qualche motivo strano, la motorizzazione. A me piacerebbe avere una fonte, un teppistello di strada, uno che fa le consegne per la malavita, un fattorino, un coglioncello qualsiasi, che però potrebbe sapere qualcosa dei loschi affari che sono capitati negli ultimi tempi e che è o abbastanza stupido da sbottonarsi in vista di qualche dollaro, oppure abbastanza in merda da sbottonarsi perché lui sa che io so qualcosa che lo potrebbe mandare al fresco per molto tempo. Okay, esiste. Chi è questa persona? Questa persona si chiama si chiama qualcosa di irlandesissimo. Si chiama O'Malley. Nathan O'Malley. Anzi, Patrick O'Malley. Cioè, proprio. Sì, sì. Patrick O'Malley è un come si dice, uno spaccino di strada barra corriere che fa piccoli lavoretti. Appunto, è abbastanza immafiato in tutti i sensi ed è un chiacchierone, una persona a cui piace bere, quindi potrebbe aver sentito qualcosa. Non è molto distante da qua, so dove bazzica, so quando beccarlo e so che quando vede me da un lato bestemmia, dall'altro sorride. Infatti lo trovi all'angolo della quindicesima. E quando ti vede da lontano, già stava parlando con una persona, inizia a dire: arrivederci, è stato bello. Tante care cose a lei, alla famiglia. Che ore sono? Sì, sono circa le 9:30. Grazie, grazie, arrivederci. Io gli do uno sguardo eloquente e mi infilo in un locale. Sa bene che gli sto offrendo qualcosa da bere in maniera, come si dice, molto molto spintanea. Lui arriva e ancora prima di sedersi ha già fatto al barista segno di portare due bicchieri per lui. Certo. Perché paghi. Crebbe. Patrick. Timmy. Ripetiamo i nostri nomi 3 volte oggi. Sì. Perché stiamo facendo un incantesimo, stiamo esprimendo un desiderio. Stiamo per far comparire su questo tavolo delle informazioni che riguardano una poveretta che è stata ritrovata all'angolo fra la e la Coliseum della 39esima. Fra la Coliseum e la 39esima la notte scorsa, e che assolutamente non è minimamente in contatto né implicata con nessun affare della mafia. E sai cosa sta per succedere anche? Che su questo tavolo compariranno, oltre alle informazioni, delle belle banconote fresche. Io ho detto il tuo nome 3 volte, tu hai detto il mio 3 volte, io ho detto il tuo 3 volte, quindi l'incantesimo è doppio. Sappi che se le informazioni non sono fresche quanto le banconote, qualcuno a questo tavolo potrebbe incazzarsi veramente tanto. Correrò questo rischio. Anche perché ti guarda, ti squadra. Cosa vuoi fare? Il picchiatore non ce l'avete. Però. Senti, io faccio la mia parte. Metto delle banconote sul tavolo, le allungo verso di lui. Prima che lui le prenda con la mano, pianto il mio bicchiere di whisky pesantemente sopra le banconote e gli dico: sentiamo cosa hai da dire. La ragazzina, la ragazzina che voleva fare l'attrice, dici? Quella ragazzina. Ho sentito che se la spassava parecchio su Hollywood Boulevard. Lo fanno in molti e non finiscono in pessime condizioni come lei. Beh, ma non tutte hanno una certa fama di essere aperte ad ogni cosa. Io lo guardo, per un attimo i miei occhi si fanno d'acciaio e gli chiedo: questo gioco di parole è intenzionale o è soltanto una casualità?
diciamo che giocare per entrambi, per entrambe le squadre, ti porta a dover fare una scelta o a dividerti. Io ho l'impressione di conoscerla una squadra, non so di quale, per quale fosse l'altra. E? Uomini, donne, che differenza fa quando la luce è spenta, giusto? Per alcuni almeno, per me fa una notevole differenza. Alzo il bicchiere lasciando le banconote libere, faccio un sorso deliberatamente lungo per lasciargli prendere le banconote. Lui si infila le banconote in tasca, solleva il bicchiere. Metto giù il bicchiere, prendo il borsello, lo metto sul lato del tavolo, metto i due gomiti sul tavolo, uno dei due sul borsello, lo guardo negli occhi e gli dico: adesso abbiamo giocato, ti ho comprato da bere, potrei rendere la tua giornata molto felice, se tu volessi essere ancora più aperto con me. Allora diciamo che se il tuo amico George volesse raggiungerci a questo tavolo, io potrei anche raccontare qualche cosa di più su un certo hotel. Ok. Beh, purtroppo George è impegnato, appunto ne frequenta molti di hotel. Ti do il mio biglietto da visita qualora tu ti venisse in mente qualcos'altro, e assieme al biglietto da visita gli do $25 probabilmente. Ok, 20 per le informazioni e 5 perché questa cosa non me l'hai mai detta. Diciamo che se io tornassi a Los Angeles ieri notte, andrei a fare un giro al Biltmore Hotel, così, per bere qualche cosa al bar. E in quel momento si alza, finisce il suo bicchiere ed esce. È stato un piacere, come sempre. Io rientro in macchina, scuoto la testa, sono molto più ricco di interiormente e molto più povero in termini pratici. Spero che Dalton mi risarcisca con gli interessi. E quindi? E quindi abbiamo due allora, abbiamo una conferma del fatto che questa qua fosse immanicata con persone poco rispettabili. In termini di abitudini personali pareva avere il piede in due scarpe. La dissezione sembra essere stata in qualche modo un messaggio, potrebbe essere stato un eufemismo dato dal mio informatore, o potrebbe essere stato esattamente un messaggio riguardo al fatto che non si gioca in entrambi i campi. Per alcuni è peccato. Quindi uno sfondo religioso, addirittura, morale, moralista. Moralista più che morale, stiamo parlando di mafiosi, si sta parlando di, se ho capito bene, bisessualità. Ma boh. Se ho capito bene. Quanto strano. E con chi è andato a letto? Con, appunto. Con la moglie di un mafioso. Sì, infatti, per essere spezzata in due. Ho il nome di un posto. Biltmore Hotel. Dammi la mappa un secondo. E un nome, Joseph, aveva detto. George. Ma il tuo amico George era il tuo amico George Washington, delle banconote. Sai, qui l'altro c'ero cascato tantissimo. Perché uno si chiama George Odell. Infatti. E pensavo fosse un eufemismo. Invece lui intendeva invece George Washington, la banconota. Molto bene. Che comunque, culo. Il Biltmore Hotel è alla 506 di South Grand Avenue, come segnato sulla mappa. A circa un'ora a piedi da dove è stato trovato il corpo di Elizabeth, a circa 15 minuti di macchina. Ci andiamo?
con cautela. Vediamo chi bazzica intorno all'albergo intanto. Sì, è mai il decimo? Sì. Sì, con voi è meglio che non mi faccio vedere. No, infatti. Però magari potresti fare qualche domanda. Oddio, non che mi si noti. Non sono no, allora, ma banalmente, cioè io potrei anche... andare, allora, mettiamola così. Tre persone che arrivano a fare domande in un hotel sono sospette a prescindere. Sì, beh, certo. Ok? Quindi io cercherei di giocarmela più discreta. Inoltre abbiamo tante piste da battere. C'è questo Bobby che sappiamo dove abita, potremmo fargli qualche domanda. Mm-hmm. Lui sicuramente non c'entra niente con la morte, ma magari ha visto qualcosa, ha conosciuto qualcuno, lo sa. E l'hotel è una pista altrettanto, anzi probabilmente più interessante, magari anche più rischiosa. Non saprei cosa andare a cercare in quell'hotel. Beh, io a Bobby due chiacchiere, con Bobby due chiacchiere le farei. Tu vai da Bobby, noi andiamo all'hotel. Ok, va bene. Non è detto che troviamo risposte, magari troviamo le stanze in cui è stata. Magari troviamo sangue. Magari nelle, appunto, proprio per questo. Tu ce l'hai kit dietro? Sì. Dai, potrebbe aver senso. Va bene. Dove ci vediamo? Il mio ufficio fra qualche ora? Va bene. Quando abbiamo finito? Sì, sì, va benissimo. Ok, ragazzi, occhi aperti, perché qua sappiamo che... Marca male. Io intanto mi frego le mani, perché sotto sotto dico, anche puttanella era. Vinco il Pulitzer stavolta. Ce l'ho già? Non lo so. Ho curiosità. Lo invento e lo vinco. Sì, secondo me c'era già, perché Lois Lane si vantava sempre di voler vincere il Pulitzer. No, è vero. Oh, vado a vedere comunque. Che facciamo prima? Allora, quando arrivate all'hotel, mm-hmm. Okay. Al Biltmore Hotel, vedete che è un hotel di lusso. Ok. Che ha aperto nel 1923, come è scritto a chiare lettere fuori dall'hotel. E che è uno dei più grandi di Los Angeles. Probabilmente il più grande, sì, di c'era. Los Angeles. E sono parecchi piani, sono tre edifici uno di fianco all'altro che costruiscono una specie di mega edificio. Usate la terra o la spazzatura, secondo te, questi tipi? La spazzatura? Ah. Domanda intelligente. Di solito la portano nel retro, però secondo me la spazzatura l'hanno già ritirata, è passato un giorno. Possiamo... Non è detto. Ci controlliamo comunque. I cassoni saranno grandi, eh. Sì. Materia tua, va bene. Porto sempre dei pantaloni di riserva. Vediamo se riusciamo a fare il giro e trovare dove sono i cassoni. Di solito sono sempre dietro, da dove passano le turbine. Li troviamo? Beh, sì, non è molto difficile trovarlo. Io faccio da palo, così nel caso ti avverto. No, no, tu vai a fare domande nel frattempo. Ah, proprio così? Beh, è meglio essere disgiunti in questi casi. Benissimo. Beh, non dirlo esattamente in questo modo, perché a Elisabeth non è andata proprio bene. Effettivamente. Se per caso qualcuno fa... domande, fai il barbone, non lo so, fai il pazzo, non dirgli polizia, sono qua per portare avanti un'indagine. No, ma dai, vabbè. Ce l'hai la pistola? Certo. Ok, mi pare un bravo ragazzo. Non... Ok, io andrei a cercare nella spazzatura tracce di sangue, e per tracce intendo teli di sangue, perché da qualche parte l'hanno spostata. La plastica non c'era ancora. Se l'hanno spostata come effettivamente pensi, ed è assolutamente sicuro che sia così, non l'hanno spostata da qui, oppure hanno spostato anche tutto il materiale. Tu dici quindi che nella spostatura non troverei niente? No, passi, dato che hai il tempo di stare a ravanare tutto. Sì? Non trovi nulla. Ah, non trovo niente, quindi se l'hanno spostata, l'hanno spostata con tutto il materiale, l'hanno portato in discarica o l'hanno... Oppure non è proprio successo qua. O non è successo qua, certo. Trovo altre cose che potrebbero essere appartenute ad Elizabeth? No. Neanche se prova a estrarre? Chissà, se provi a estrarre chi lo sa, potrebbe esserci qualche cosa lo stesso. Tipo? Oh là là.
Prima di chiedere tipo, aspetta di aver messo sopra il prezzo. Perché le pustolinate sono contagiose, poi è un morbo che si sparge presto, sapete. Ah, oh, sì, particolare. Già contagiato da tempo. Allora, c'è essere un colabrodo questa torre. No, c'è ancora un sacco di roba. All'interno della spazzatura, cercando bene bene bene, trovi una seconda scarpa nera. Ah! Magari della stessa misura, dello stesso colore. Stesso modello. Quindi sono passati di sinistra invece che destra. Quindi è stato qua, è stata qua. Qua c'è stata sicuramente. Okay. Ed è andata via con una scarpa in meno, evidentemente. Quindi ho trovato una scarpetta di Cenerentola. Io la imbusto e mi vado furtivo. E intanto io entro. La reception è bella grossa, spaziosa, c'è un sacco di gente che è seduta sui divanetti, gente al bar, c'è il concierge che sta parlando con persone. Ed è proprio il concierge di cui cerco di catturare l'attenzione. Quando, in maniera discreta, senza interromperlo, quando ha tempo a dedicarmi. Benvenuto al Biltmore Hotel. Salve. Cosa posso fare per lei oggi? Salve, io mi chiamo Steven Parker, sono un giornalista. Sto cercando informazioni a riguardo di una ragazza che potrebbe aver frequentato le camere del vostro hotel negli ultimi giorni. Gli descrivo un po' le generalità della ragazza, quindi alta, cioè nel senso bianca, capelli castani, occhi azzurri. Beh, avendo recuperato le informazioni dalle impronte digitali, avete anche la foto del fantastico, dell'arresto, se volete. Gliela do, gliela fornisco. Per caso le fa venire in mente qualcosa? Tira. Estragga. Minchia, devo estrarre. Cosa me la metti a fare sotto bicchiere se poi non lo uso? Allora, cominciamo da sopra. Se ti fidi, Sì, mi ricordo questa ragazza. È stata qui. Cos'era? Circa una settimana fa. Una settimana fa? Ah. Sì, credo che fosse il 9 o forse il 10. Ha usato i telefoni nella lobby e poi l'ho vista salire, credo, al primo piano. Non ha pernottato? Aveva una stanza qui? Ha prenotato? No, no, sicuramente era una ragazza venuta a trovare qualche spasimante. Certo, certo, certo. Beh, scusa, mi hai detto che ti chiami? Oh, ho sbadato io. Io non ho detto il mio nome. Il mio nome è James, piacere. James, io sono più che sicuro che il servizio di pulizia dell'albergo sia più che impeccabile e che ovviamente voi teniate molto alla privacy dei vostri ospiti. Ma se potessi farmi dare un'occhiata alla stanza dove Elizabeth ha speso la notte. No, lei deve avermi frainteso. Non ha passato nessuna notte qua. L'ho vista salire al primo piano ed era pomeriggio. Ah, era pomeriggio. L'ha vista uscire? No, però non sono sempre presente al bancone. Certo. Ci sarebbe la possibilità di dare un'occhiata alla camera? Non saprei quale camera. Proprio no. Giustamente. So che è salita al primo piano. Qualcuno del personale di pulizia che lavora al primo piano con cui parlare? La loro attività purtroppo è fondamentale per questo hotel, quindi prendere dei minuti preziosi a queste persone potrebbe essere un grave danno all'hotel. Lei ben capisce. Certo, capisco perfettamente. D'altra parte il tempo delle persone costa. Esatto. Come la loro attenzione e la loro cortesia. Che genere di
lei è più avvezzo di me a queste cose, come si, che dimensione, che valore potremmo dare al tempo di queste persone e alla loro attenzione? Diciamo che ti mette una mano sul tavolo facendo 5. Ok. Qualche minuto del loro tempo potrebbe essere anche usato per una motivazione così importante. Io... Ma non si disturbi a parlare con loro prima di aver parlato con me. Ma non vorrei, certamente. No, ovvio, vorrei... Va bene, andiamo avanti. D'accordo. Da questa parte ti accenno con la mano in attesa certo. della banconota. Io gli stringo la mano con la banconota. Esatto. E gli dico, è sempre... Ah, mi stava indicando la direzione, mi scusi. Da questa parte. Grazie. Ti porta lungo la scala e arrivate al primo piano dove effettivamente ci sono le ragazze delle pulizie. C'è anche il fattorino. Ok. Io ritempesto di domande fino a quando questi qua non mi hanno detto in che stanza è entrata sta ragazza. Allora, tutti si ricordano di aver visto la ragazza? Sì. Tutti o l'hanno sentita o l'hanno vista salire le scale o l'hanno vista al telefono, comunque hanno visto che era presente nell'hotel. Ah, com'era vestita? Era vestita con una gonna nera, una camicia bianca, due scarpe nere, borsetta. Ok. E l'hanno vista entrare in camera con un signore abbastanza in là con gli anni rispetto a lei, ma questo è completamente normale. E che altro? Beh, ti indicano qual era la stanza. Io... gli dico che se posso che era la 111. La 111. Se posso dare un'occhiata alla stanza, se loro potessero farmi sapere a che nome era prenotata la stanza in quel giorno. Il concierge, che è rimasto lì tutto il tempo, potrebbe non bastare, certamente. Ti dice: beh, lei capirà che la privacy dei nostri clienti è assolutamente importante per noi. Allora, non possiamo permetterci. Io te lo dico, Claudio. Io gli do questi soldi, fammi estrarre tu quando ti sembra il caso di non farmi andare in bancarotta, che mi vengono a spezzare le gambe perché devo dei soldi a qualcuno. Cioè, io gli do i soldi, però dimmi tu quando questo vale un'estrazione. Certo che gli do. Ok. Perché sai, fare i soldi fare i conti con i soldi di un PG è un po', vabbè, come diceva mio nonno, fare i proci qualcuno degli altri, quindi... E lo diceva mio nonno perché è molto politica, è scorretto, adesso non si dovrebbe dire più. Infatti vabbè, non l'ho detto. Punto, a questo punto che l'hai proposto... Giustamente. Sì. No, non ti preoccupare, a botte adesso non è che... Allora... Non è Roberto, però per sicurezza... non sai mai. Animiamo la festa. No, troppo semplice. Però adesso abbiamo una... Una... È stabile ancora. Continuiamo a dirlo. Infatti. Gliela stiamo tirando pezzo dopo pezzo. Ok. Allora, la stanza era prenotata a nome di un certo Mr. Brown. Ah, chiaro. Fantastico. Sì. Caso vuole però che anche il sindaco di Los Angeles si chiami Brown. Beh, però cazzo, l'avrebbero riconosciuto il sindaco di Los Angeles, no? Dipende. Oddio, no, non è detto. Beh, oddio, a Sky non ci sono riusciti. È vero. Eh? Tra l'altro. A Sky non ci sono riusciti. Peraltro. Buon, d'accordo. Entro nella stanza e mi guardo attorno. Cosa vedo? È una stanza d'albergo. Con un bel letto spazioso, ha una seconda stanza che funge da salottino, diciamo. C'è il bagno. È un tavolo chirurgico, però. Esatto. Le chiazze di sangue sui muri, ma. Allora, ignoro le chiazze di sangue in lettino, vado a cercare quelle cose che potrebbero essere sfuggite ad una delle pulizie, al personale delle pulizie.
quindi guardo sotto il materasso, sotto il letto, sotto i comodini, dentro i comodini, guardo nel bagno se per caso è rimasto qualcosa, cerco macchie, tracce, macchie sospette, capelli, effetti personali, qualsiasi cosa mi possa saltare all'occhio. Ok, in un cassetto, che ovviamente non è stato aperto per pulire, trovi un plico di biglietti da visita. Oh. E un quadernetto degli indirizzi. Ok. Con inciso nella copertina di cuoio, quindi a impressione, Mark Hansen. L'avevo già sentito Hansen, vero? Sì, il proprietario del nightclub. Intanto il nostro Johnny va a trovare Bobby. Robert Manley lo trovi non troppo lontano dalla tua redazione, per tua fortuna, però è comunque dalle parti di Inglewood, quindi più a sud, okay, rispetto alla scena del delitto. Della scena del delitto. E quando ti apre la porta vedi che è un ragazzo molto giovane, avrà 25-26 anni circa, ha i capelli rossi e da dietro senti le urla di un bambino e la voce di una donna che urla contro il bambino e contro Robert. Fai stare zitto il bambino! Sta rispondendo alla porta! E vanno avanti a litigare per qualche istante prima che lui si giri verso di te. Che cosa c'è? Bobby, forse è il caso che ci appartiamo per fare due chiacchiere riguardo a Elizabeth. Chi diavolo saresti tu? Vuoi farla in casa? Chi diavolo saresti tu? E lui si chiude la porta dietro di te. Che io cazzo metto vuoi? Il piede in mezzo alla porta? Mi la, no, le chiude dietro di sé. Ah, mi fa entrare quindi? No, no, esce lui. Ah, esce lui. Che cazzo vuoi? Diciamo che sto conducendo un'indagine riguardo a un evento efferato accaduto proprio sei ieri. Sei della polizia? Collaboro con la polizia. E dov'è il tuo distintivo? Non ho un distintivo. E allora levati dal mio giardino, vattene da questa casa. Stai calunniando una persona che ha già un sacco di problemi. Sì, soprattutto perché ti hanno visto circa 5-6 persone andare a prendere Elizabeth al locale e partire con Elizabeth sulla macchina. Ti dà uno spintone. Ti ho detto di stare zitto. E allora io potrei alzare la voce se tu non cominci a collaborare. Che cazzo vuoi da me? Voglio sapere quando l'hai vista per l'ultima volta, dove siete stati e dove avete fatto la vostra gita romantica. L'ultima volta che l'ho vista è stata quando l'ho lasciata al Biltmore Hotel. Quando? Cos'era? Il 9 l'ho lasciata, il 9, va bene? Il 9 l'ho lasciata. Chi doveva incontrare? Sua sorella o qualcosa del genere, era in città per quella settimana. Tu sai in che cosa era coinvolta la dolce Elizabeth? O per te erano solo scappatelle? Sì. Era una bella ragazza. Mm-hmm. Era giovane. E io avevo voglia di divertirmi. Che male c'è? Tanto se nessuno lo saprà mai, nessuno ne soffrirà mai, giusto? Ah, ma non è anche una questione di male per me. Io voglio solo arrivare in fondo alla questione. Ecco, ci siamo divertiti a San Diego per qualche giorno. E poi l'ho riportata qua. Ok. Ora, e ti facendo con la mano per dirti se ti vuoi levare dalle palle. Senti, alla dolce Elizabeth i clienti chi glieli procurava? Che clienti e clienti? E dai! No, se fosse stata una di quelle ragazze io non ci sarei andato, non voglio stare dove sta qualcun altro. Senti, io ti consiglierei a questo punto di andare in ospedale per vedere se sei sifilitico, perché... Io ti consiglierei di farti controllare il cervello, perché se io ti dico una cosa vuol dire che è effettivamente così. Elizabeth non era una di quelle ragazze. Ah no? Elizabeth faceva solo la cameriera. E secondo te... una persona che lavora in un night fa solo la cameriera se vuole fare l'attrice? Attrice? Non ha mai recitato nulla. Appunto, però lo voleva fare. Ma nessuno le ha mai dato retta. Chi avrebbe voluto qualcosa con dei denti così spaccati quando può avere qualcos'altro? E chi gli ha spaccati i denti?
Pessima igiene? Droga? Non lo so, non mi interessa. E tu cosa faresti se fossi una persona che vuole fare l'attrice e avesse i denti così brutti? Per farti accettare? Non lo so. Correrei nuda su Hollywood Boulevard, forse. E quindi? Chi glieli procurava i clienti alla tua donna? Nessuno ha mai procurato clienti alla mia donna. Uno, perché non era la mia donna. E due, perché non era quel genere di ragazza. Allora, senti Bobby, te la faccio breve. In questa situazione sono coinvolte delle persone che possono fare delle cose molto spiacevoli. Quindi, i casi sono due. Zitto! Vedi che si gira verso destra, dove non c'è nessuno. Dice zitto. O mi racconti la verità? Oppure il tuo nome compare. E se il tuo nome compare, il tuo corpo scompare. Senti, ti abbiamo già detto la verità. Te l'abbiamo detta più volte. Sì. Non siamo andati con una ragazza che si faceva qualcun altro oltre a noi, va bene? Noi siamo gli unici con cui è stata. Ok. Quindi, levati dal cazzo. Salutami tuo fratello. Che cazzo stai dicendo? Niente. Al retro. Piano piano. Vedi che ha anche una brutta cicatrice sulla guancia. E è un tipo di cicatrice che hai già visto. Proiettili durante la guerra. Ok. Quindi è svitato dalla guerra il ragazzo. Sì. Ok. Porca merda. Vado. E torno. Io spero di ritrovarti in macchina dopo un po'. Beh, sì, certo. Ovviamente appena finisco io esco, cioè nel senso, alla fine fra la conversazione e aver frugato la stanza pensavo di averci messo più o meno. Sì, è certo. Trovato niente? Sicuramente è stata qui. Sì. E faccio per estrarre la scarpa senza però cercare di darmi l'occhio. Sicuramente è stata qui, sì. L'hanno vista, ha passato il pomeriggio con un certo Mr. Brown. Signore attempato, più vecchio di lei. Andiamo nel mio ufficio, magari possiamo mettere. Magari ha scoperto qualcosa anche Johnny. Certo, sì sì. E ci rechiamo al mio ufficio. Anzi, probabilmente ci starà già aspettando. Probabile. Sì, io sono lì sotto e gli dico: pista Bobby. Fredda come il ghiaccio. L'ha accompagnata all'albergo il 9. E dicendo che Elizabeth avrebbe dovuto incontrare la sorella dentro l'albergo. Se la sorella... Comunque, Bobby, la macchina cammina ma nessuno è al volante. Ah. Addirittura? Allora, ci sono due possibilità. Sì, è uno sbittato da guerra. Ah. Allora, ci sono due possibilità. O la sorella è la donna più brutta che abbia mai visto e si fa chiamare Mr. Brown... Oppure non doveva vedere la sorella. Beh, non era mica biadesiva la Elizabeth. Possibile, però nessuno mi ha detto che... Ah beh, però io non ho fatto domande a riguardo, è vero. Io so che la nostra Betty è entrata in albergo, è andata al primo piano, nella stanza 111, dove ha passato qualche ora, con un certo Mr. Brown, o almeno questo è il nome a cui è stata prenotata la stanza. Sì. 111 è un numero importante nella numerologia, quindi anche per i massoni. 111. La minchia di cane. Io so se il sindaco di Los Angeles è un massone. No, che ti risulti no, anche perché è anche molto avverso al presidente. Ah, quindi... E soprattutto si è guadagnato una certa fama per essere diventato il presidente di Los Angeles a causa della corruzione del sindaco precedente. E quindi è quello che è passato alla storia come il sindaco onesto di Los Angeles. Ok.
Senti, ma come ha fatto sto Mr. Brown? Ma parliamo di sto 111. Cioè, in qualche modo corrisponde alla descrizione che mi ha dato? Beh, che sia un uomo di quell'età, più o meno ci siamo. Sì, corpulento, non corpulento, alto, basso, magro, grasso, come era fatto, approssimativamente. Allora, era abbastanza in carne, ma non era certamente sovrappeso. Ok. È un uomo abbastanza qualunque, se tu lo vedessi per strada diresti solo che è vestito bene. Certo. Ok. Sto 111. 111 e poi voi avete una pista calda nel cassetto. Beh, 111 rappresenta sicuramente la Trinità almeno. Uno e Trino. Quindi è comunque un numero importante per i massoni che, benché si dicano apolitici e religiosi, almeno in America, in realtà poi alla fine hanno un sacco di collegamenti con la Chiesa, in qualche modo. Quindi abbiamo la massoneria, abbiamo una punizione... Che tu sappia, i massoni, libertinaggio sessuale, da transessualità... Per me è no. È tutto molto rigido e compito. È presente il presidente Truman? Ecco, quel coglione è il modello. Perfetto. Senti, cioè i puntini cominciano a unirsi. Questo sta ancora succedendo di sotto, perché lui era di sotto ad aspettarlo. Perdona, scusami, passo indietro. Io gli ho chiesto di andare nello studio. Io ero nel mio studio. Nella ecco mia perché testa. Il problema è che quando arrivate al tuo ufficio, il tuo ufficio ha la porta aperta. Bene, prendo la pistola. Cazzo, io mi apposto pronto a fotografare. Ti guardo come dire cosa? Se scatta una sparatoria, vuoi perderti il pezzo? Scuoto la testa, guardo lui. Io tiro fuori. Cazzo, siete voi due gli uomini d'armi, mica io. Dietro di me. 3, 2, calcio la porta e entro. Allora, la porta era aperta e vedi che era proprio stata sfondata la serratura. Dentro il tuo ufficio è stato ribaltato da Fima a Ciondo, per fare una citazione. Ah, evviva! Le faine! Ciondo. E hanno lasciato una lettera. È l'unica cosa che è rimasta sulla tua scrivania. Mm-hmm. È una busta con le lettere ritagliate dai giornali appiccicate sopra. Cosa dice la busta? Poi c'è una bottiglia di benzina e dei crisantemi. La busta puzza di benzina. E vi dice: complimenti, aspettatevi di souvenir di Beth nella posta. Io vorrei prendere la busta e vedere se riesco a estrarre le impronte. Io vorrei prendere un aereo. La bagnata di benzina, ma comunque il grasso può rimanere. Si accomodi. Io... La torre è qui apposta. Io vorrei prendere un bus per un altro stato in questo momento. Esagerato. Beh, se è Bugsy, effettivamente. Una busta della mafia, ho detto Titi. Troverai dei pezzi di cadavere nella posta, sai. Allora, le impronte sono un po' rovinate, però alcune impronte riesci a recuperarle. Scoccio quello che è, estraggo, le rimetto su carta e poi vedo se posso fare un confronto con qualcosa dopo uno schedario della polizia. Però intanto sono riuscito a estrarre delle impronte, ve lo dico. Io non so se ho voglia di andare nella cassetta della posta a guardare cos'è arrivato. Oh, ci vado io, bello morboso anche. Ovviamente. Intanto scatto una foto alla lettera anonima. Ok, e andando alla cassetta delle lettere, effettivamente vedi che dentro c'è un'altra busta. Anche questa puzza di benzina, ovviamente. Tiro fuori il mio solito fazzolettone. Ti ci soffi il naso e poi. Esatto, la chiappo così te la porto mucciolosa. Anche qua sulla busta ci sono lettere di giornale appiccicate sulla busta e c'è scritto: ecco quello che apparteneva alla Dalia.
e ancora il giornale non è uscito con il nome Dahlia Nera. E lì sento quel brivido lungo la schiena e dico bene. Che arriva fino al culo. La merda. Alla chi? Cosa c'entra la Dahlia? È una storia lunga. Il mio direttore, quando ho scritto il pezzo sulla giornata di ieri, mi ha chiesto di trovare un soprannome per Elizabeth. Io ho trovato i soliti soprannomi grezzi, lui invece ha trovato questa finezza della Dahlia Nera. Solo che il pezzo non è ancora uscito, non l'ha letto nessuno, e questi già lo sanno. Quindi dire che siamo nella merda è eufemistico. E butto la busta sulla tua scrivania. Apriamo? A sto punto. Chi vuole prendere un autobus per un altro stato lo faccia ora o taccia per sempre, credo. Io potrei decidere di sparire, o di provarci quantomeno. Io vado per aprire la busta, indosso dei guanti. Io sono già morto, per cui direi che prego, la busta. Vediamo cosa ci riserva la sorpresona. La busta è piena di roba, in realtà. La busta era grossa così. C'è dentro il certificato di nascita di Elizabeth. Ci sono dentro dei pezzi di carta strappati dal quadernetto. Ok. Ah, che giustamente. Ah, giusto, cazzo, non l'abbiamo più guardato neanche quello. Io se non lo dici. Perché. Se entri e trovi sta cosa, ti viene in mente. Dopo volevo tirarlo fuori, mi sono dimenticato. Ok. Con un sacco di nomi di produttori di Hollywood. Annotati qua e là. E poi delle fotografie. Le fotografie sono di quando è morta Elizabeth. Cioè nel mentre? Nel mentre. Quindi come l'hanno segata? C'è tutto il procedimento di morte? Sì. Minchia. Vedete che intorno al corpo di Elizabeth ci sono circa 6-7 persone? Ma è difficile contare esattamente quante siano, perché sono tutte vestite con una cappa nera che rende difficile vedere i lineamenti delle persone sotto l'ombra del cappuccio. E la stanza in cui sono state fatte le foto è effettivamente con un'architettura un po' particolare. Ah, tipo... Ci sono tre colonne. Ci sono tre coltelli di fianco al corpo di Elizabeth. Il tavolo non è un tavolo da clinica chirurgico, ma sembra più una specie di altare. Sì, un pezzo di marmo gigantesco. Io rimango attonito. Questa non è una roba da mafia, però. No, questa è una roba da ritualistica massoneria. Forse ancora peggio. Però ci tengono gli occhi addosso. Io vado a frugare nel tavolo bar che ho lì, cerco del whisky, lo tiro fuori. Verso dei bicchieri. E quando stai versando il primo bicchiere... Chi è? Ah no, giusto, che pirla, non è uno smartphone. Rispondo. Sto in silenzio, cioè rispondo e non dico pronto. Senti solo silenzio dall'altra parte e poi clic. Beh. Penso che sia un vi teniamo gli occhi addosso. Penso che sia un vogliono che risponda. Pronto, cazzo! Non c'è bisogno di rispondere così, Timmy. Ti sto chiamando per qualche cosa di utile, ok? Ah, cazzo. Magari bastava dire pronto. Dalton, scusami. Dimmi. Oh, allora. Ho scoperto alcune cose. E alcune cose sono parecchio strane. Sì. Ad esempio, lo sapevi che Orson Welles è partito stamattina per l'Europa? No. E non ha ancora finito di girare Macbeth. Wells. Questo è parecchio strano. Va bene che Wells si prende certe libertà, ma i produttori non gli daranno i soldi all'infinito. Lo deve finire questo film.
Ed è partito per l'Europa senza dire niente a nessuno, senza dire perché se ne andasse. Questa è una cosa strana. In più, il nome di quella ragazza, Elizabeth, è saltato fuori un po' di volte. Aspetta, aspetta, prendo, tiro fuori, lo vedete per la prima volta, tiro fuori il libretto degli appunti, lo apro velocemente. Ok, dimmi. Ho sentito un sacco di voci su questa Elizabeth. Alcuni dicono che fosse incinta, alcuni dicono che non avesse rapporti con gli uomini, alcuni dicono che non potesse avere rapporti sessuali, alcuni dicono che l'hanno vista viva l'altro giorno e alcuni dicono che è una settimana che non si vede. Io non so più che cosa credere, però ti posso assicurare che i nomi che girano intorno a questa ragazza sono nomi grossi, del calibro di Wells. Wells non è l'unico. E non sono solo produttori, scrittori, attori, registi, tutto il gotha di Hollywood. Senti, Dalton, pare che qualcuno con la povera Elizabeth si sia divertito in modi che mi viene da vomitare soltanto a spiegarti. Ci tengono gli occhi addosso, ci hanno mandato, mi hanno messo a suo quadro d'ufficio, mi hanno mandato le foto di quando l'hanno ammazzata, sembra un... E tirami fuori un pezzo di Jenga. Aspetta, è qui il problema. Ok. Mentre stai parlando con Trumbo senti un altro click come di un altro telefono che ha riagganciato. Devo andare, tu mettiti al sicuro. In che diavolo mi hai coinvolto stavolta? Non lo so, ma è pericoloso. Almeno spero che ne faremo un bel film. Metto giù, ci stavano ascoltando, dobbiamo levarci dal cazzo. Ok. Cosa c'è oltre al certificato di nascita? Solo le foto? Fine? Cioè, busta, la portiamo via. Finita? Le foto sapere. E i pezzi di carta, okay, con annotati i nomi. Ok, va bene. Allora io mi metto in macchina, mi metto a guidare, tengo un occhio sulla strada in modo da capire se, cioè, cercare di capire se veniamo seguiti e chi ci sta seguendo. Mi tengo nel traffico in modo che comunque ho uno spazio di privacy con loro per parlare e gli dico: ragazzi, qua c'è il nostro culo a repentaglio, non so quando voi teniate il vostro, io tengo molto al mio. Qual è un posto realmente sicuro? Se andiamo alla polizia non sono sicuro. No, te l'ho detto prima. A meno che non conosciate qualcuno di incorrotti, pensiamo a dove cazzo possiamo andare per tenerci al sicuro. Da comunque sindaco. Una macchina vi sta seguendo. Da sindaco. Dall'incorruttibile Brown. Sperando che non sia Mr. Brown che si è... Fantastico sarebbe. Se è lui almeno negoziamo un'uscita. Io vi dico intanto cosa ha detto... Cosa mi ha detto Dalton. Ok. Il problema è che questa gente, che sia la mafia, che sia la creme della creme di Hollywood, questi hanno denaro, hanno potere. E su questo siamo d'accordo. Senti, ma quel quaderno che hai portato via, che cos'è? Te lo passo. Pare essere l'elenco dei contatti che teneva. Che teneva Elizabeth, la tua agenda personale, l'ho trovata nell'hotel. Il fatto è che qua sopra, lo vedi questo marchio? Mm-hmm. Ti ricorda qualcosa? Noi abbiamo parlato con qualcuno che ha fatto il finto tonto e potrebbe saperne qualcosa. Ah, beh sì, andiamoci. Prima pigliamoci un po' di tempo per leggere il quaderno. Io guido e magari cerco di seminarli. Voi leggete, potremmo trovare qualcosa di interessante. Io ancora non l'ho consultato, non l'ho letto. La seconda busta. Benzina anche questa? Sì. Posso provare a analizzare le buste in due modi. Uno è una maniera olfattiva. Se c'è odori particolari oltre alla benzina, che ormai ci ho fatto il naso, magari riesco a sentire qualcosa. Mm. E un altro è un'analisi della grafia. Se qualcosa è stato scritto a mano. Allora, no e no. Ti dico perché. La carta si è impregnata completamente di benzina e non c'è modo di sentire nient'altro.
e niente è stato scritto a mano, a parte il certificato di nascita e i nomi scritti a mano. Quelli sì, quelli sono scritti a mano se vuoi. Però la busta è stata tutta fatta con ritagli di giornali. Ok. Io sfoglio sto quaderno. Io intanto provo a seminare la macchina. Allora, al quaderno mancano un po' di pagine che sono quelle che sono state trovate nell'altra busta. Quelle, guardando la grafia, ti sembrano che siano effettivamente una mano femminile a scrivere dal tipo di calligrafia. E però tu non sei un esperto calligrafo, quindi se vuoi sapere qualcosa di più. Mi posso alzare? Certo. Sì. Okay. Basta che usi una mano, poi puoi stare anche a testa in giù per quanto mi riguarda. Uno strappo secco e via. No, qui fai un danno se fai uno strappo secco. Strappo secco butti in terra il whisky, quindi non farlo. Lo sto facendo durare, peraltro. Ce n'è altro, eh. Uno strappo secco e via. Quello. Via il dente, via il dolore. Come salsicce e fagioli in Tutti i pazzi per Mary. Tra tutti i film che potevi tirare fuori, Tutti i pazzi per Mary. Grazie, Gianni. Prego. Mamma mia, cosa stai facendo? Esperimento sto facendo. La tecnica del perno non ha mai funzionato nella storia di Jenga, ci tengo. Quindi potrebbe essere la prima volta o essere l'ennesima prova che no. Attenzione. No, cazzo cadere. Lasciala cadere, certo. Lasciala cadere. Oh. Ma almeno cade sul tavolo. Gesù. Quindi si conferma che la tecnica del perno non funziona. La metto a posto io. No, non c'è problema, tanto non serve. Ciao, Ma tutti ci ha fottuti? Sì. Catroia. Allora, guardando le pagine, guardando le pagine, effettivamente stavi riuscendo a capire qualche cosa, perché di fianco ai nomi ci sono dei piccoli simboli che sono stati fatti a penna da qualcun altro che non è la persona che ha scritto i nomi sui fogli, e ti sembra che dal tipo di simboli siano per categorizzarli in qualche modo. Ma proprio in quel momento tu ti fermi a un semaforo perché non puoi andare oltre per il traffico, e qualcuno si sperona. No, hai sentito una bella rafficata di mitra. E finiamo tutti morti. Il caso della Dahlia Nera rimane incompiuto. Cazzo, io avevo. Merda. Io volevo. Vabbè, niente. Mi spiace. Vabbè, io volevo fare una cosa per fare in modo. Vabbè, niente. È andata. Ci abbiamo provato. Ci racconti che cazzo era successo? Perché io non sono andato a vedere su Wikipedia apposta per evitare di sapere. Allora, il caso in realtà è ancora risolto ad oggi, quindi sarebbe stata tutta finzione. In realtà il presidente e il sindaco non sono mai stati coinvolti, ma tutti gli altri sì, sono tutte persone che sono state coinvolte veramente. Sì, ma c'era tipo 22 sospettati ufficiali. No, allora, sono stati 25 nel primo mese. Ecco. 60 alla fine del primo anno, cioè, e poi sono diventati tipo 200 negli anni perché hanno iniziato persone, gente che si è auto dichiarata colpevole, che ovviamente non era vero. Alcuni sono negli appunti della polizia, ma non hanno nemmeno il nome, quindi risalire a chi fossero è impossibile anche pensando che fossero loro. Una è solo Queer Woman Surgeon, non si sa nient'altro, non c'è una descrizione fisica, un nome, niente. Baxi è stato veramente tirato in mezzo anche lui. I dottori erano tutti abbastanza squilibrati o erano particolarmente vicini al caso, perché il dottor George Hodel è stato sentito ascoltando il telefono del dottore anni dopo per un'altra cosa di violenze sulla figlia. Un discorso che parlava della Dahlia Nera, in cui diceva: non possono provare che l'ho fatto io. Ed è stato accusato dal figlio di essere lui. Almeno la mano. La mano. Robert Melley era veramente un pazzo squilibrato che sentiva le voci a causa dello stress post-traumatico. Ci sono state un sacco di donne che hanno detto: no, guardate che lei era lesbica e io sono stato ucciderla perché non me la dava. E tutto questo poi è risultato non vero. Ma ne hanno dette di tutte su Elizabeth, che era una prostituta e non era vero.
che era incinta e non era vero, che non poteva avere rapporti sessuali perché aveva una malattia e non era vero, le hanno tirate fuori tutte a causa dei giornali scandalistici. Esatto. Walter Bailey era effettivamente un conoscente della figlia, della sorella di Elizabeth Short, perché era il padre della damigella d'onore del matrimonio della figlia, che abitava a un isolato di distanza da dove è stato trovato il corpo. Figurati. Fino a qualche mese prima. Però aveva 67 anni, a parte questo non ha nessun'altra relazione con Elizabeth Short. C'era un militare che ha confessato di aver ucciso Elizabeth, anche se in quel momento era in un altro stato. E c'erano dei rapporti militari. Era un altro stato mentale anche, probabilmente. Il dottor Patrick O'Reilly era veramente un medico che girava lì e che conosceva Elizabeth perché era un membro del nightclub. Il nightclub, il proprietario e la ragazza, vabbè, era evidente. E poi quel Leslie Dillon era un aspirante scrittore, assistente dell'obitorio, ma ex assistente dell'obitorio, quindi il tuo predecessore. Ah! Che aveva menzionato un interesse nel sadismo e nella violenza sessuale nella speranza di scriverci un libro. Ah, interessante. E quando l'hanno interrogato, lui ha offerto un suo presunto amico, Jeff Connors, come sospetto, ma Jeff Connors non esiste, non è mai esistito. Ok. E quindi anche questo è stato un... Marona, ragazzi, che casino. In più ovviamente ce ne sono stati tanti altri che sono stati tirati in mezzo. Orson Welles è veramente partito per l'Europa senza dire niente a nessuno mentre girava Macbeth e conosceva Elizabeth Short. Chandler, lo scrittore, pure sì, lui è stato tirato in mezzo, ma è stato tirato in mezzo. Cioè, una fila non finisce più. Sì, e a tutt'oggi non si sa che fine abbia fatto, chi sia stato, perché fosse in quella posizione, chi l'ha ridotta in quello stato, niente. Che cosa abbia fatto dal 9 al 15 quando poi è stata trovata? Una settimana di buco in cui nessuno ne sa niente. E quello che avete ascoltato era Los Angeles Noir, la Black Italia. Oh, ma probabilmente ci saranno altre puntate, perché a Los Angeles in quegli anni ci sono stati un sacco di omicidi. Eh sì. E quindi come riempitivo adesso arriveranno omicidi a strafottere. Mi piace questa cosa, cioè questa formula dell'investigativo. Si potrebbe ibridare un po' con Gum Show per cercare... Sì, ho pensato di usare anche Gum Show, infatti. Potrebbe essere però interessante. Però Dredd era più immediato. Secondo me si potrebbe ibridare. Ibridare proprio, perché la parte di Gum Show investigativa che ti profila sulle tracce, cioè sugli indizi che trovi quando sei in determinate situazioni, fa andare secondo me più veloce la trama, ma al contempo le estrazioni di Dredd portano a schiantarsi in macchina malissimo contro un Thompson. Ah, l'unica differenza vera Thompson, sì. È che le buste che avete trovato sarebbero arrivate a un giornale una settimana dopo, perché il presunto killer ha telefonato al giornale dicendo vi manderò una lettera. Poi ha mandato la seconda lettera e poi ha detto vabbè, mi sono rotto le palle, mi faccio trovare a questo posto questo giorno, e non era vero. Minchia. Cioè, quelle foto di quando la smembravano? No, le foto erano foto di Elizabeth Short, ma non erano foto di quando la smembravano. Però tutto il resto era assolutamente one on one. Pensa tu. Se vi è piaciuta questa puntata, yes, innanzitutto fate come Mirko, comprate il manuale di Dredd. Noi l'abbiamo comprato addirittura fisico grazie ai soldi che ci avete dato come donazioni e che avete mandato su Amazon comprando cose tramite i nostri link, quindi fate anche quello. Inoltre, se vi è piaciuta l'atmosfera, se vi sono piaciuti gli indizi, il caso da risolvere, andate a giocare a Les Noir, che è un bel gioco. Bello. Che parte proprio praticamente da questo e da altri casi veri, alcuni simili a quelli veri nel corso del gioco. È un bellissimo gioco della Rockstar Games, quindi andate a giocarci sicuramente. Tra l'altro si trova ancora abbondantemente. Ed è in sconto sul PlayStation Store in questo momento, se avete la PlayStation. Sì, Renoir veramente, veramente bello. Sì. Veramente bello, un investigativo fatto... Con i controcoglioni. Uscirà il richiamo di Cthulhu. È stato fatto anche lì investigativo. Sì. Sì. Infatti sono molto ansioso di poter giocare. Sembra malato al punto giusto. Sì. E... Sì, era dei tempi di Alone in the Dark 1. Ne è vero. Che non si respirava quella rieta lì. Sì. Anche forse si chiamava Call of Cthulhu. Quello dove non potevi correre, potevi solo camminare. Il punto e clicca, dici? Il punto e clicca, sì. Sì. Minchia, che roba. Ce ne sono stati due, Prisoner of Ice. Ah, sì, giusto. E l'altro che manca, Comet qualcosa.
non c'entra niente in termini di atmosfera, non c'entra niente in termini di atmosfera, però io non l'avevo giocato da, non l'avevo cagato, poi l'ha comprato Alice, in effetti, l'ultimo della Quantic, Detroit Become Human. Ah beh, è un gioco stupendo. Cioè, lì la parte investigativa, gioca in Android iperavanzato, molto asimoviano, perché hai la, come si dice, il vecchio talento ubriacone che odia gli androidi, e tu interpreti l'androide che è talmente avanzato ad essere borderline sul, sì, sull'umano, sì. Però anche lì le sessioni investigative sono molto ben fatte, perché lo scripting è eccezionale. E sono molto belli i dialoghi anche. Sì, sì, sì. L'interfaccia fa cacare, però a parte vabbè, questo. Vabbè, uno ci deve passare sopra dei dettagli. Sì, 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 sì. No, vale la pena. Lasciate recensioni, andate su iTunes, lasciate delle recensioni a 5 anelli che torneranno presto. E settimana prossima non sappiamo ancora se ricominceremo con la leggenda dei 5 anelli o faremo un'altra one shot investigativa di questo genere. Ma è probabile. E probabilmente la settimana prossima ricominciamo con Lyrvale. Esatto, con l'ultima parte di Prashant. Yes, perché... e grazie di esserci stato, veramente. Anche quello deve arrivare a un termine prima o poi. Andate ad ascoltare SideQuest, ma è facile perché è sullo stesso feed di Fumble, quindi non dovete fare sforzi. Potete ascoltarci su Spotify. Condividete il video, condividete il podcast e buona camicia a tutti. A settimana? No, non lo so, alla prossima. Quella Fumble! Che... quella alla quando sarà la prossima volta. Yes. Ciao! Ciao. Ciao. Vado. Oh.